Voci in ascolto. Di nuovo. Ci avete visti, siamo qui a Liurnia e ci stiamo facendo sempre più forti. La mia capacità con la spada migliora giorno dopo giorno. Il mio Joel mi ispira, il modo in cui danza con il suo arco magico sempre ad esempio lo è sempre stato questa mattina mi sono alzato con il sorriso perché ho ragionato su un dettaglio sul quale non mi ero mai soffermato ci pensate ragazzi Joel non ci sente mai perché nonostante io quando chiuda gli occhi veda questo intricato oro avvolgersi e collegarsi a ognuna delle vostre menti, Joel, non c'è. Non è raggiungibile in nessun modo. E sapete questo che vuol dire? Esatto, lo so che lo sapete. Non c'è perché è destinato a essere l'Elden Lord. Lui non ha bisogno di essere collegato a noi. Perché noi siamo il suo supporto. Questo è un enorme... Schema che ricorda la tavola rotonda, tutti uniti per l'Elden Lord. Capite? Possiamo parlarci, possiamo condividere le nostre esperienze, perché uniti guideremo il mio amico verso il trono del mondo. Spero che il mio amico Joel trovi ciò che sta cercando all'interno di questa accademia. affinché utilizzi questa esperienza per aggiustare questo mondo. So che anche lui è convinto che sia la cosa giusta, perché lui ha sempre fatto la cosa giusta. 3, 2, 1, sigla.

piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN e Delgato. Si parte. Ma buonasera a tutti amici video spettatori. Buonasera e in particolar modo con del godo anticipato. Buonasera maestro. Buonasera, buonasera. A volte oh. il godo tarda, a volte il godo anticipa. Oggi anticipa <ride> E quindi bene così Oggi si gioca Elden Ring prima del previsto che Sono bella. felice Voglio subito dirlo ai ragazzi Perché fremo Visto che mi gusto ogni volta I commenti sul gaso della sigla In realtà esatto. noi abbiamo già ascoltato La seconda canzone Sì è successo ragazzi Abbiamo ascoltato La season 2 è... Ed è una bomba Cazzo lo è, lo è, lo è davvero ragazzi, garantito da entrambi eh, Siamo spesso noiosi nei confronti del lavoro che facciamo Quindi se lo diciamo è perché ci si crede parecchio Ecco, tra l'altro voglio, voglio, voglio raccontare questo Ok, io in verità ascolto anche tanto rap Ma Mike, a quanto ne so, non tanto Esatto Eppure, ragazzi, quando l'ha ascoltata Quest'uomo io l'ho perso, è partito Gliel'ho fatto ascoltare e fa Ah, no, aspetta, ok, aspetta o almeno tre sigle in mente. Come dobbiamo fare? Allora, ok. Aspetta, esatto, adesso sì, faccio sì, lo storyboard. Esatto. Perché no? Oh mio dio, il testo. Ah, sì, certo. Tu non sì. hai capito. Ma in realtà ci sono 77 teaser alla fine del gioco. Ok. Esatto, e esatto, esatto, esatto. Perché. Diciamolo, poi vi annunceremo anche tutti i nomi Dei ragazzi che hanno lavorato al testo sì. um, Il testo non è solo di Nitro È anche di un altro ragazzo Che lavora con Nitro, fa parte dello staff di Macete E lui ha finito Elden Ring Quindi non è scritto da una persona che non conosce Elden Ring Ma al contrario è scritto da una persona Che ha una conoscenza uh, Pari a quella di una persona che lo ha finito Però non ci sono spoiler Ci sono delle chicchette fatte apposta Per non farmi capire niente Perché vi assicuro che io non capisco no, no, cioè... nulla di più di quanto io non sappia, però Mike mi ha detto: Eh, ci sono delle robe, delle frasi che ti fanno capire che chi l'ha scritto ha finito il gioco, vero? Sì, ed è infatti la cosa più preziosa perché devi necessariamente mettere delle scintille, non dico di foreshadow vero e proprio, ma di consapevolezza. E ci sono! Ci sono! <ride> sì, sì, no, ragazzi, eh, per chi non lo sapesse, è, è quel nitro, ragazzi. Sì, 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 la seconda sigla. Non facciamo mica bruscolini Io e Michele del eh deserto ma... sì, Esatto Abbiamo puntato veramente Oltre il limite Di quello che fosse Un tempo immaginabile eh? Sì 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 Abbiamo la prima sigla Cristina Scabbia, E Giacomo Paradiso Quindi andiamo nel mondo del metal Stavolta invece con, con Nitro Vi portiamo nel mondo del eh rap anzi. Esatto Se volete veramente capire Come ragioniamo con la nostra testa Sappiate che abbiamo già Dei piani per la terza Quindi Allora cioè, siamo... Allora Allora aspetta 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 Aspetta, aspetta Allora <ride> la prima sigla, secondo me, è erezione. E gli gratta proprio. Sì. Gli ha grattato il mento, il pisellino La seconda, secondo me, sarà una sorpresa. Perché ah, è esatto. un mix di cose che non ti aspetti che possano funzionare invece porca Lo puttana. Lo faranno! La terza. La terza, ragazzi, la guardate, ragazzi. La terza. Cioè, la terza, se, se riusciamo a realizzarla, ragazzi. Non è se. <ride> la facciamo non preoccuparti giusto lo vado a prendere a casa altrimenti hai ragione no, 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 no. Io tra... esatto, esatto 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 già apri un contatto un tempo ecco. lo riaprirò no, non dare questi spoiler no no non... Eh, loro eh, non sanno non sa... è su no non okay. sanno niente non sanno okay. niente. Non, sarò, okay. non sanno assolutamente nulla no Giorgiovanni ragazzi ve l'abbiamo promesso è in New Game Plus generale Radan si farà eh. ma no questa esatto. terza è seria no la terza la terza sono emozionato io ma... Per un motivo diverso rispetto a quanto potrebbero essere emozionati altri, con questo mi zitto, nel senso che... Sì, ovviamente lascio... arriva gli spoiler. Capito. Sì. E permetto a, a tutti di... Uh... di fare le loro, le loro considerazioni. Ma, ragazzi, Elden Ring, veramente mi sto divertendo a fare questa serie. E sai, eh, confessandoti qualcosa, ancora prima che da creator, ancora prima che ah. da eh, videogiocatore, proprio da amico okay. che si diverte con te a prego, vivere questa avventura? Vai. Vorrei le giornate da 70 ore, perché io vorrei giocarci occhio. tutti i giorni. Ma con te dico proprio con voi: cioè, il difetto di questa serie è che è un gioco talmente grande, talmente lungo, che vorrei fosse più frequente, ma ovviamente più di due volte a settimana non si riesce. E addirittura riesce, per i tanti impegni è... può succedere anche una. Però, eh. Perché anche a me manca sempre Cioè nel senso che eh, Guarda che Ho trovato ho, cer ho cercato di trovare Una giustificazione emotiva A questa situazione Poco fa in privato con te E capito eh, Praticamente Lo dicevo a me stesso Dicevo guarda Ne varrà comunque la pena Perché sarà come vincere che sarà come vivere Un'avventura vera e propria Ma è ovvio che fa male È ovvio assolutamente Sì Questa settimana ragazzi Sarà due volte chiaramente Ma in realtà sì. È la scorsa che è saltata Con le due volte Quella prima è andata Eppure Sì Raramente abbiamo, abbiamo fatto una volta dopo il famoso farti prendere eh, il vantaggio. Solo che anche due eh, è poco per un gioco del genere, eh? No, Perché... lo, è, lo è. Ora chiedo anche alla mia chat, che adesso leggo almeno in questo cioè... momento della live. Eh, ma immagino che molti di voi avranno giocato tutto d'un fiato. Io sentivo racconti di gente che non è uscita sì, 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 da sì, ca sì. di casa praticamente per ma settimane, ma assolutamente. È, e così, e è così addirittura io l'ho vissuto io figuriamoci tu ok io ho esatto. vissuto Re Sabi il mese scorso di gente che mi diceva ciao Saido uh, mi riscrivo adesso perché sono stato un mese senza internet perché dovevo finire Elden Ring e immagino che come li ho io li avrai tu che sei il signore Elden Ring cioè, tante persone <ride> sono tornate a vedermi sì, sì, anche proprio sì, io ti parlo sì, di live sì. che non c'entrano nulla con Elden Ring ecco capito le ho, le ho avute anch'io sì sì e quindi, insomma, è, è un gioco che proprio è, è, è stato vissuto tutto d'un fiato. E, e, e questo forse è quello che mi manca. Perché Elden Ring vuole essere vissuto tutto d'un fiato. Secondo me è un prodotto fatto per monopolizzarti nel miglior modo possibile il tuo tempo, la tua attenzione. Lo fa, e, lo fa. e anzi, diciamo che siamo fortunati. Perché a livello di skill io ho giocato tutto l'anno a Dark Souls. È vero. Ma giocare e a questo titolo due volte a cosa... settimana senza i Dark Souls sarebbe stato difficile. Sono d'accordo. Ma vedrai che tutto quello che abbiamo fatto nello scorso anno ti sarà terapeutico ed estremamente importante per alcune delle... diciamo verticalità e difficoltà di quest'opera. Eh. Ma anche nella speculazione comunque è stato bellissimo fare quel percorso perché ti no, ha permesso certo. di vivere in maniera completamente diversa. Però ti faccio un esempio. Sì. L'R1 uh, pazzo sul vaso. Forse sì. in Dark Souls 3 non l'avrei fatto, capito? Mm -hmm. e, e quindi a volte uh, sento di voler vivere di più questo mondo. Ma la live dell'altra volta mi ha insegnato, di nuovo, per l'ennesima volta. Perché come dici bene, tu non c'è una run senza che noi si debba recuperare qualcosa in New Game Plus, uh, tranne appunto se non sbaglio Dark Souls 3. Nel quale non abbiamo esatto, ucciso esatto. nessuno. Uh, a Vasburgo, sì, ragazzi. Ho... Cioè, in realtà non ho ucciso un NPC a Vasburgo. Però non ho aspettato uh, di capire se mi attaccassero o meno. Ho visto targettabile e ho massacrato il. Primo. Eh, in realtà non erano targettabili. Ah, addirittura. Quindi in realtà proprio li ho r1. Pensa tu hai fatto l'R1 e da quel momento in poi Sono diventati targettabili. Uh, targettabili. Ah, il fatto è che Nel ecco, ecco. flow of consciousness È normale fare un R1 dinanzi a vasi che hai già combattuto Ed essendo magari In un ambiente che non è il tuo intimo nido Ma in una condivisione Anche chiacchierando Un uh, vasi, pum 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 C'è no? allora, <ride> da dire che è comunque una disattenzione Punto, nel senso certo, che Però è carina Per carità, no no no, no ma io ti parlo adesso, schi sì, da videogiocatore. Da videogiocatore ti dico che è una disattenzione perché. E. From Software me l'ha già insegnato. Che non devo erreunare fino a prova contraria. <ride> e quindi. Eh, non dovevo erreunare per l'appunto. Mi ha rimesso in prospettiva questa cosa. Stai attento, Saidonia. Non essere impulsivo. Esatto. E... E tam... In questo open world non manca microscopia. Mettiamola così. Ecco, non avrei saputo. Dirlo meglio. L'Open World mi ha dato la sicurezza. Per mio errore, lo ribadisco. Uh -huh. Mi ha dato la sicurezza che fosse reunabile. Perché uh -huh. nel grande spazio non mi aspettavo la microscopia di cui tu parli. Mi aspettavo sì. Vasburgo, l'ennesimo Gauntlet con i vasi, punto. Con l'NPC che e invece esatto. qui. C'era quella delicatezza solsiana del... Sei davvero sicuro che quello sia un nemico? Ah, hai sbagliato? È eh, fa... cazzi tuoi, non era un nemico. E... No, vabbè, ragazzi, sono consapevole che magari anche il maestro avrà R1ato NPC in blind, ma, ma certo. non era... Cioè, non è una gara chi R1a meno. Il punto è analizzare l'errore, e l'errore non è tanto solo essere stato impulsivo, ma anche e soprattutto non ritenere che Elden Ring avesse del Dark Souls dentro. Ok? E invece sì. ce l'ha. È come se ce l'ha. E quindi... Attenzione, perché il gioco è grande e io potrei commettere di nuovo questo errore, ne sono sicuro. Cioè, si presenteranno altre situazioni simili, secondo me. E per allora dovrò essere meno impulsivo, dovrò essere meno uh, stupidino. Fantastico. No, ma è una bella esperienza, comunque. Ah, Scusa. questo assolutamente. Il, il percorso è fatto di vittorie sconfitte, cose fatte bene e cose fatte meno bene. Ma questo è sempre stato così. A proposito di cose fatte meno bene, Faraomasula è fatta poco bene perché è tutta rotta. E... Hai mm, pensato? Eh beh certo, <ride> era l'Oropoli quella roba, eh, anzi le rovine di L'Oropoli. Rolo... Um, la cosa difficile di mettere insieme i pezzi in Elden Ring e dire che abbiamo dedicato, se ti ricordi, una intro a questa cosa, sì. è il fatto che um, la cronologia sia molto più intricata di pre post guin e in, in Dark Souls eh, tracci molto, una linea. Vabbè. Molto, 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 molto di più. E qui c'è un prima, un prima del prima, un prima del prima del prima. E Farumazula è uno dei miei grandi dubbi, è uno uh, dei punti interrogativi che, ragazzi, anticipo, tale rimarrà almeno in questa live, salvo incredibili sorprese. Perché noi di fare un aiuto alla cronologia. Sì. Però se non ti prendi appunti... Eh, non è questo settimana, credimi. È un no, ma non dico a te che non lo fai, lo stiamo facendo. È veramente un problema. Uno degli indizi migliori e gli aiuti migliori per creare quella cronologia, e non sono messi a caso, sono stati scritti apposta. Sono le spade, sono i monumenti alle battaglie. certo nonostante Quelli nessuna sono... parlasse di fare un asula adesso al momento, vero? eh Assolutamente no. Eh, no. Però sì hai ragione. Sono... Eh, hai ragione perché ti parlano di Godfrey che scappa, ti parlano della guerra contro Renala Uai, quando Radagon arriva per primo. Di Ma i, esatto, i dialoghi di Marika Castle Mourne. Esatto, i, dialog i dialoghi di Marica e i monumenti, al di là della narrativa silenziosa, eh, della narrazione silenziosa, sono i tuoi indizi migliori del capire cosa, quando, come e perché. Infatti, cosa che hai già intuito, che è super esplicita, però non è mai scontata, è il fatto che se trovi... Eh, Prima, seconda, terza, quarta Chiesa di Marica. Eh, è in ordine. Chiaramente... Esatto. certo, Però sulle spade, l'ordine è già meno. cioè l'ordine d'esplorazione. però eh se vai no, da una parte e no. poi dall'altra, un eh, eh No, lì è diverso. Lì, lì, è, lì è il lavoro tuo. Però sai, prima guerra degli Urnia, seconda guerra degli Urnia. Cioè, aiuta. Però per ecco, Farumasula, nel macro mondo fatto di draghi eh. astrologi giganti, fiamme. Della distruzione, e fiamme. Um, Come si chiama la fiamma gialla? Fiamma gialla? Uh, della frenesia. Della frenesia, ecco, non mi veniva, mi veniva, frenzy in inglese, ma non mi veniva il termine italiano. E qui insomma ci sono tanti eventi che caratterizzano la timeline di Elden Ring. E Farumasula, di Farumasula sappiamo che è un luogo nel quale esistono questi uomini e bestie, perché in realtà sono robe un po' particolari, sono dei licantropi che non hanno bisogno della luna piena, che hanno ricevuto il dono dell'intelligenza da... non mi ricordo se viene detto chi, una divinità, ma non si parla di Marica, giusto? Mm, no, si parla dell'Elden Ring, cioè del... si parla... Elden del Ring fatto, addirittura? Non propriamente letteralmente, okay. ma si parla dell'universo nato attraverso esso, cioè... Però eh, nella una, Cinque la... Dea mi parlano proprio del, del dono dell'intelligenza. Un... Esatto, è stata um, l'era dell'albero madre. Praticamente, mm -hmm. allora e... aspetta, fammi pensare. Non l'era dell'albero madre, è prima, R esatto, rileggiamoci a Cinque le idee. Lei parla. E io parla non ho, della... ancora, ho ancora la title screen, ma mi pare che okay. sia prima dell'era dell'albero sì, dell dell madre. È prima ti confermo che è prima, eh, vedi. quello che dice è che hanno tenuto l'intelligenza, come ho detto prima io, praticamente grazie all'Elden Ring, però... ok, però non ti dicono. Non ti dicono quando, non ti dicono perché, non ti dicono che a causa di qualcuno di e... specifico. No. Di farumazula noi troviamo semplicemente un cimitero. Questi... Questa città completamente distrutta. Al Dracotubulo, abbiamo pezzi di farumazula, credo. A questo punto, tutta sepolcride, tutta sepolcride. Sì, in definitiva, effettivamente ci sono pezzi di farumazula eh sì. eh, che non sappiamo neanche quanto sia sopraelevata. Quindi, per quanto ne sappiamo, le famose rovine cadute dal cielo sono di farumazula. È e... molto probabile. Capito. Quindi che cos'è Farumasula? Uh, quanto è stata la cima del mondo e quanto tempo fa? Mm, che cosa ne è rimasto ora? Quale è... è stata la causa della fine? Perché noi sappiamo che a un certo punto l'era dell'albero madre si impone. Ma prima di questa imposizione chi c'era? Chi ha comandato? Sì. Perché per tempo secondo me potrebbero aver persino comandato quelli di Nokron che ah, sono un'altra no? realtà ancora. Perché no? Certo, eh, certo, queste sono tutte informazioni di cui dobbiamo ancora trovare la storia, eh? Sì, sì. È come se... Uh, L'idea che ho, ok, è la seguente, premesso che potrebbe essere errata e quindi vi chiedo di prenderla con le turbopinze. L'idea che ho è che in questo mondo ci sia stata una quasi equilibrata alternanza di poteri e civiltà in cima alla catena alimentare. Ok? C'è stato mm. il momento dei draghi, e poi c'è stato il momento dei giganti, e poi c'è stato il momento della notte stellata, la notte falsa, uh. e quindi il momento delle stelle, e poi c'è stato il momento dei farumasulla. e poi c'è stato il momento dell'albero madre. Che non c'è sì. sempre stato, ricordiamolo. Non c'è sempre stato l'albero madre. Poi, però, Giusto. quelli dell'albero madre non hanno voluto abbandonare lo, la spotlight in qualche modo, cioè, tutti lo hanno fatto l'impressione che ho è che tutti abbiano avuto un alba e un tramonto ma a un certo punto Marika fa come i senatori italiani si mette lì, non se ne vuole più andare e quindi noi viviamo in questa estensione della fiamma dark soulsiana che però è, la, è il tentativo d'estensione dell'era dell'albero madre che sfocia nella rivoluzione nella rottura dell'Elden Ring, nel furto della runa della morte e... Uh... Vissero tutti molto poco felici stai e molto poco con contenti. Prezioso è molto preziosa e molto importante perché, comunque, tocchi delle corde utili. Che mano a mano, che ci avviciniamo alla prossima volta in cui ti dirò o ti dirai, o ci diremo. Ok, facciamo un altro riassunto. Uh, è tutto molto, per, diciamo, proprio a questo. Ecco. Mi raccomando, ragazzi, non uh, vi, vi leggo in questo momento. Per favore, non, fa non datemi esatto. conferme o smentite sì, sì, non, riguardo eh, quello no. che sto dicendo. Mi raccomando, è il momento prezioso nel quale vi posso leggere. E al solito non lo fate neanche dopo. Perché ci sono persone che esatto, qui fate sono sì. in blind, chi è in blind, chi non ha ancora giocato o chi gioca e vuole essere in pari con me e viene esatto. qua in chat. Dalla Fare parte te... mia, non vuole Se essere. Eh, Spoilerino, se volete giocare, venite in questa chat ragazzi. Esatto. Tranquillo. Se volete fare teasing di cose, vi. Sì. Tanto c'è la stream squad apposta, c'è la stream squad apposta. Esatto, liberi Potete veramente. fare volete... salto in maniera esatto, esatto. Salto da una live all'altra, scrivo questo messaggio in questa live, poi torno indietro l'altra live. Oppure scrivo esatto. questo messaggio nella prima e vado nella seconda. E mi raccomando, perché ci sono persone che scelgono questa chat sì. proprio perché non hanno eh, fatto oltre quanto fatto io oppure magari sono poco più avanti ma non lo hanno ancora completato quindi insomma mi raccomando eh, ragazzi vi do questa, questa direttiva al solito non tanto per me perché io tra 5 minuti tolgo tutto però ci sono ragazzi che ovviamente non tolgono e vogliono godersi anche l'esperienza della chat durante, eh, durante la, la diretta quindi, e, e sono d'accordo, Gonfrix. Curo lì deve la finita. L'ho detto anche a Mike di mettere le anteprime spoiler nei suoi video da 40 secondi. Vado a prenderla a casa. C'ho cioè, tipo. Un, altro, un video, ancora un video, e vado a prenderla a casa. Col monopattino. E perché. Guarda, Gonfrix, ogni volta io scrollo il feed di Instagram, becco un video di Sara e faccio. Perché vedo cose. Che poi alla fine mi rimangono nel cervello 3 secondi. Perché. Sai, quando vedi qualcosa senza contesto non capisci niente. Però, cazzo, in quel momento uh, vedo le cose, e mi triggero, Ma c'è stato un periodo in cui non mi collegavo neanche su Twitch. Perché appena uscito Elden Ring c'era solo, giustamente, gente che streamava Elden Ring. Eh, e quindi eh, il mio, la mia home era una, un muro di anteprime di cose spoiler. Un muro. Bello, Bello bellissimo. <ride> e allora eh, vi dico davvero cosa ho visto, ragazzi. Ma è molto semplice. Ho visto. Eh, sfondi di catacombe, principalmente dungeon già visti. Cioè, le anteprime mi facevano vedere robe. Eh, forse a un certo punto credo di aver visto un rettile grosso. Ok, no, per fortuna veramente. Lucky, o meglio, rettile grosso. Possono essere molte cose, però, Easy, secondo me. Un rettile grosso l'ho visto, però. Cioè non so che cosa si... Non mi ricordo esatto. neanche come è fatto, ragazzi. Però era, era una roba tipo un drago, ma non era un drago. Ma l'avrò visto un secondo prima di fare swipe. No, no, ma è giusto così. Il fatto è questo. All'interno di quello che può essere un'esperienza come quella di Francesco, che è stata poi la mia in blind. Anche soltanto non vedere da soli la prima volta il cielo di Nokron. Cacchio, è importante. Cioè... No, certo. Cioè, la, prima, la prima volta che vedi... La... La notte stellata con le scinti pietra, cioè... Insomma. No, è uno dei momenti migliori che conservo della nostra esperienza, la notte finta, la notte falsa. E... Ultima cosa che vi volevo dire, non è cambiato per ora il mio toto boss. Bene. Benché... Eh, oddio, bene. Di... Mi permetto di dire ovvio. Abbiamo... È successo poco dall'ultima volta, però... Benché... Ranni si aggiunge al, al Pantheon per forza. Ora non mi ricordo se l'avevamo già inserita, però Ranni per forza si deve aggiungere al Pantheon perché Ranni potrebbe essere il boss finale che tenta di cambiare il mondo. E tu puoi, ucc cioè, parlando, puoi ucciderla per fare quello che vuole fare lei, ma lo fai tu. Oppure uh -huh. eh, ucciderla per fare la pavata e ristabilire l'ordine aureo. Ranni avrebbe senso come boss finale. Posso dirti una cosa? Ultimamente non ho anche aspetta. un altro sospetto. Che però, credetemi, non ha alcun senso. Da un punto di vista narrativo per ora. Ok? Prego, devi guardare queste introduzioni. Tra l'altro, mi piace da morire farle insieme perché questa è l'introduzione durante un'esplorazione che. Ha tante chicche, tra un po' si avvicina al cuore di Liurnia e alla parte ovest. Però non è in un punto come magari è accaduto un po' dietro. Siamo non, in una versione soft dell'esperienza, quindi figurati poi. Non è il Mangiasterco, ragazzi, no, non penso che Danghiteri sia il boss finale. Ma è guarda, già tanto ti, sei un boss. Ti, ti fermo, grazie al fatto che comunque dietro le quinte si lavora sempre, ho il traduttore che mi ha dato la traduzione giapponese. Del Mangiasterco. Eh, cinque... Ah no, ok. <ride> A cinque te. Uh, guarda, sai che il mangia, te lo dirò, il, il mangia merda è uno dei meme che più apprezzo della community, ancora non ne parleremo perché non hai mai visto nulla del genere, né l'hai sentito nominare, però non hai idea di, ah, tipo una note, Quanta merda ezote. mangi? è no, no, come hai... zote Ah è come zote? che zote, sì, perché, ah, tipo è il Il, il, il giullare di corte con... Ha, ha, ha mille nomi nella community: ah, è il Fisis ah. Connoisseur È il Ok, il, ok. Il, il, enjoyer. Il, cioè, lui ha mille nomi bellissimi. Ho capito. In Teddy's, è il boss dei sogni, quello che è, ha tutti i titoli. Sì, ok, ok. Sì sì, 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 esatto. Dicevi comunque della Cinque da Le date è ai sacerdoti di alto rango a fare Aumenta il potere delle preghiere delle belve. Il simbolo dell'intelletto, che un tempo è stato dato alle bestie, le cinque dita. Sono state incise sul pugnale. Quindi. Non ci viene neanche detto di... chi gliel'abbia dato. E ne quando? Esatto. Sì, come dici tu, potrebbe essere certo. Uh, L'Elden El... Ring, in un certo senso, che, che dona questa cosa. Sappiamo che è praticamente il nucleo del mondo che ti permette un po' di fare il cazzo che vuoi. O almeno questo ci abbiamo, ci abbiamo capito finora. Dicevo comunque. Uh, ho pensato a questa cosa. Sapete quando? Ieri. Durante il finale di Little Nightmares. Ok. Oh. Io ieri ho finito Little Nightmares 2 e voi direte che cazzo c'entra. E eh, c'entra. Finito Little Nightmares 2 mi hanno detto vai sul sito ufficiale a guardare. a guardare. a guardare alcune descrizioni. Non so se te l'hanno fatto fare a te. A guardare alcune eh, sì. descrizioni del 2 oh. dei personaggi del 2. Perché potrebbero cosa. esserci delle informazioni. Peraltro le ho viste e secondo me erano fatte palesemente da gente che non ha giocato il gioco perché c'erano scritte anche delle cose incongruenti col gioco stesso. Ma insomma, vabbè, questo è un altro discorso. Uh, fatto sta che ho uh, letto questa informazione. Aha. Uh -huh. E ho pensato. Ma vuoi vedere? Che Malenia è nella collector edition, è spammata ovunque? In ogni cazzo di cristo di evento che hanno fatto... Mi hanno fatto vedere quella statua ovunque... Me la nominano una volta nel gioco... Perché è il boss finale... E poi mi sono chiesto... Ma perché è il boss finale? Ma che ha fatto? E poi mi sono dato una, una risposta... Uh, magari... E siccome okay. mi hanno detto che Michela è, è avanti con questo... Nella disgregazione era messo molto bene... Uh, stava, stava conquistando... Uh, molte, molte vittorie. Magari Malenia non è morta nello scontro con General Radan ed è andata ancora più avanti. E, e noi dobbiamo batterla come ultimo boss perché, perché lei è quella che vuole creare a New Age, ma in quel caso per Michela. E noi invece dobbiamo decidere per chi crearla questa New Age. Chissà. Quel trailer in CGI mostra quello strano fiore, fiore che sboccia, quella, quella forma di potere che ancora non è comprensibile. Però ti posso dare, guarda, su questo mi fa piacere... Però perché è spammata nostra... così tanto? Se è morta. Guarda, te la, te la metto semplice. Eh, non ti voglio influenzare minimamente sul destino di Malenia perché è cruciale esplorarlo. Però, eh, visto che abbiamo fatto la nostra trilogia insieme, questa è un'informazione meta che ti voglio dare. Un, un trivia. Uh, From Software ha una diciamo curiosa forma di gusto nella scelta di merchandise. Quando ha cominciato a crearlo. Per esempio, nella Super Uber Collector Edition di Dark Souls 3 c'era una statua. Sì, ma di Yorman. Oh, ok, che non è il boss finale, certo. Che non è il boss, anzi, un bel personaggio piuttosto. Di basso profilo comunque. Quindi. Non è un'informazione su quello che hanno fatto qui. Anzi, potrebbero aver cambiato completamente idea No, più Però che altro penso, penso che tu, tu, tu al, al, al boss finale di Dark Souls 3. Che è nel cazzo di banner quando scarichi il gioco. <ride> sì, ma anche nella copertina del gioco. Scrivo stesso. a Overlord. Eh, rispondo a Overlord Ori. Che scrive: Dove è scritto che è morto? Da nessuna parte. Semplicemente il trailer del TGA. Era del TGA, mi pare. Sì. Era dei Game sì. Awards. Lascia intendere che sia morta nel conflitto con, con Radan e eh, in verità. Addirittura io ho aggiunto che potrebbe essere morta. Alla. Come si chiama? Mannaggia, il maestro di Anten Hunter. Hunter. Ah, non lo so. C tu non hai visto Anten Hunter, Hunter? Non l'hai letto? No. Eh, ok, c'è un, uh, un, uh, un. Il maestro vecchio di Anten Hunter, Hunter, tipo. È eh, Netero. Netero, Netero. Netero okay. ecco, eh, lui. A un certo punto della storia fa una sorta di sacrificio per danneggiare un'altra figura, ok? Eh, e magari certo. io, io ho interpretato Malenia in quel modo: cioè Malenia in quel momento eh, nel trailer è ferma con la spada piantata dentro Radan, ma Radan palesemente non si è fatto un cazzo. Sì, e, Esatto. E allora io l'ho interpretata come vabbè, allora questa è benzina. Io mi do fuoco. Nel senso sì, vado esatto, esplodo esatto, come un esatto. fiore. Non vincerò io, non vincerà neanche la Dan perché gli darò la marcescenza scarlatta. Però su un personaggio del genere, ci metti, ci metti una, una statua gigante che io ho qua, eh, o addirittura l'elmo che qualcuno di voi ha magari a casa, ci, una roba del genere per un personaggio che si racconta solo attraverso la lore e eh, un trailer? Per carità di Cristo, eh, ragazzi, eh, Bandai ha fatto un trailer incredibile e poi c'è la opening sequence che ha disegni, quindi tutto può essere. Però, eh, cioè Bandai From Software <ride> Però um, uh, Non lo so Potrebbe lo essere anche lei il boss finale Ma solo per questo motivo Guardati, posso Cioè non c'è solo... nessun altro motivo un, un, un pensiero Che occhio lo sai Tutt'altro è che una risposta Però un pensiero sulla possibile Sopravvivenza eh, Di Malenia è Anche Radan è considerato vivo c'è certo. lo scontro. Quindi o lei... No, ma Radan è fatto... sicuramente vivo perché ci è esatto. già o stato descritto... Storia... Esatto, come sopravvissuto anche eh, se sì. non, in... non più stesso... Sta è avendo a che fare con la marcescenza, ci dicono. Esatto, la domanda è questa. Eh, e fa parte della storia di un personaggio che non conosci. Il suo sacrificio in battaglia ha portato uh, a un pareggio o ha danneggiato permanentemente Radan ma è morta nel farlo? Questo non lo puoi sapere. È proprio impossibile saperlo per ora, ma è la domanda giusta da porsi. Eh... Tra l'altro, Godfrey si è inginocchiato a lei, vero? È Godric. God, God, perdonami. No, ma figura di... <ride> Troppi go Godric, ovviamente intendevo Tra God. Godric solo. si è inginocchiato a lei? Sì. Quindi... Sì, cioè, ha, ha implorato pietà. Cioè, Malenia, per quanto ne sappiamo, è l'essere più forte della disegregazione, quindi il campione più forte della disegregazione prima di un Senza Luce. Prima sì, che qualcuno potesse livellare. La fama, la fama di più forte è di Radan. Radan, eh, ti viene detto da Gideon, è considerato the strongest of the demigods. Però Malenia non ha un braccio. E alla questa cosa nella... solitamente. chiamata la... La... la recisa. Solitamente questa cosa nelle storie di Martin è un upgrade, <ride> in realtà. <ride> eh, non sto scherzando. Scherz? Cioè, il Scherz? guerriero Scherz? che deve abituarsi a combattere con una sola mano alla fine diventa fortissimo. Perché non, non può. Cioè deve compensare talmente tanto la devil che uh, fa il giro a 360. Ora, raga, capiamoci. Mi sto facendo una pippa mentale che ha relativamente poco senso. Ovvero, quest'idea mi è venuta solamente perché ieri ho visitato il sito di Bandai e ho pensato, Bandai, promozione di Elden Ring, Malenia. Uh, non c'è nient'altro ad ora che mi faccia pensare che lei possa essere il nemico finale anziché una Ranni, una Marica, eh, un uh, Gompi Pomp che è il terzo Elden Lord se c'è. Uh, veramente, la qualunque. È la cosa più divertente. Il Toto Boss di questo cazzo di gioco. Altro che. Altro che. Perché c'è talmente tanta roba che è davvero difficile da, uh, da immaginare. Anche perché pensate a Dark Souls 3. In Dark Souls 3, ora Mike ha pensato alla dama della cenere. Lì com'era la Vergine della sì, cenere. Vabbè, quello era lo spoiler. Sì. <ride> però la, la contessa della cenere era. Giusto? Esatto, la contessa della scena. Però obiettivamente potrebbe anche essere un boss meta, come certo. uh, quello di Dark Souls. Benché Dark Souls 3 fa un boss meta in chiusura di una trilogia. Che in realtà sono due giochi, però vabbè. Comunque, in chiusura di una storia ti mette il giocatore e ha un suo senso. Magari qui metterti già una roba meta per un mondo appena scoperto lo avrebbe meno. Chissà, però potrebbe essere meta. Potrebbe essere meta. Ragazzi, non lo so. Non tu lo so. Uh, si parte. Però, A, attenzione alla cronologia. Attenzione a Farumasula. B, attenzione a Malenia. C, va avanti il Totoboss. D, si va al lago e si parte. Oh oh. oh. Okay. Per meta che cosa intendo? E poi vi saluto ragazzi, per meta intendo che è un boss che fa riferimento anche al giocatore uh, o al personaggio che il giocatore interpreta, anziché solamente al mondo di gioco esterno da te. Nel caso di Dark Souls 3 il boss finale è l'insieme di personaggi controllati dai giocatori che decide di vincolare la fiamma più Gwyn, quindi è un, una sintesi, no? Uh, della de, de, de scelta presa da alcuni che seguono la parola del padre di Gwyn. Uh -huh. um, cioè, ora non vi dico che qui possa essere in qualche modo la somma dei senza luce perché non ha senso, mm, anche perché i senza luce sembrano agire sì è vero di, in gruppo, ma ognuno individualmente vorrebbe secondo me un po' fottere l'altro essere l'Elden Lord, almeno per come ho percepito la tavola rotonda. ehm um, Ciò detto, forse la cosa che più si avvicina a Soul of Cinder sarebbe The Greater Will. Se ci pensi. La voglia della grazia di guidare ti batte, cioè ti, ti sfida. Forse, sì. se la volontà suprema fosse il boss finale, sarebbe la cosa più simile al boss finale del 3. Perché che... sarebbe tutto ciò che Beh. guida il giocatore. Queste introduzioni sono così preziose. Il <ride> fatto è che tu per ora hai delle informazioni molto limitate. Sai che l'Elden Ring è stato distrutto. Certo, e la Runa della Morte è stata rubata. E la Runa della Morte è stata rubata. E la um, è stata rubata e, um, a Malikoth? No. Maliket. Maliketh, Maliketh ora Marco esatto. di, di, di Cosmo mi, mi ha monopolizzato il cervello di Hollow Knight. No, Maliketh. lo capisco. Eh, e hai un dialogo molto difficile da interpretare, per ora senza una base, e spaventato da parte di Hugh, il fabbro, che chiede perdono alla regina Marika quindi, che lo terrorizza, lui è terrorizzato da Marika e le implora, sì. perdono, perché ha fallito nel creare un'arma dei Cid. Sì. E eh, sta cosa per ora è, è lasciata lì, ma è comunque un dato. Piano piano faremo il disegnino. Ora, gli urni è tua. Allora, ragazzi, abbiamo fatto del campanilo. E se vi ricordate, a fare una vaschella veloce <ride> uh, dai ragazzi per recuperare le famose... Altre, I famosi altri, diciamo, 3K che faremo con l'arco e compensare per la mia stupidità. Mm. Perché? Ah, si! Sì. Non era stupidità, però era inaspettatezza. Insomma, del livello di potenza di queste creature maestro, E tra l'altro, maestro, non sia buono come me, ho provato a ucciderlo a pugni, sarebbe morto. <ride> non cerchi guarda, di indolare la pillola Hai avuto contatto con una cosa Che verrai, verrà molto edulcorata da una, cosa, da, una, da una realtà di bilanciamento Che ancora non conosci Ma hai trovato una piccola Secondo anche me imprecisione Della giustezza nel darti Una sfida da voler abbattere in Elden Ring Ci sono creature Che non offrono il premio adeguato Mettiamola qua eh, Queste sono tra loro sicuramente <ride> Bravo Però dai guarda Easy rune proprio, mamma mia. Esatto. Cioè sono di una isezza queste rune, eh? Che proprio mi... Cioè non ci sono una più i mostri ise... di una volta, maestro. Non ci sono più i mostri di una volta. E comunque Dio benedica quest'arco, devo potenziarlo. Mamma mia, pensa potenziato. È fortissimo. No, ma troppo easy queste rune. Infatti è un problema, ragazzi. Cioè mi sento quasi in colpa di queste easy rune. Ma riprendiamo il nostro Exploro. Uh, non credo di aver fatto questa conchetta pazza. Andiamoci. Lei sta facendo del PvP, vedo. Per ora, ma adesso che è finita l'introduzione, apprezzerò assai l'idea di esplorare insieme a te nell'Eco. Allora... Che tra l'altro... Non so se l'hai sentito. No, ovvio che non l'hai sentito. Se Googli Elder, ring, Elder Ring è la fine. No, io non um, googlio Elder ring. Non faccio questa cosa. Sappi che proprio. nostro. Cioè, da una parte malgrado, ma andrà benissimo. Gli appassionati, molto bravi, stanno facendo una cosa raccapricciante. Che se la senti, eh, non pensarci più perché rischia di rovinarti la serata. Ok. Una mod di Chuco hop. In cui è possibile stare tutto il tempo sullo stesso schermo insieme senza alcun tipo di limite di evocazione offline. Cioè, proprio il paradiso assoluto. Si può craccare il salvataggio della PlayStation e giocare su computer. Ragazzi, ci fate un salvataggio su computer? Esatto. Cioè, eh, no, però poi cazzo... non abbiamo. Oddio, ma, ma con doppio torrent, con tutto, eh? Eh, però poi non abbiamo. Eh, il pip. Eh, lo so, lo so, ma infatti va bene, va bene. Però, mamma mia, che bello. Poi Mario Sony si arrabbia. Vabbè, in realtà mani questi cazzi di Mario Sony. Però, Tutto il rispetto eh, per Mario Sony. Però. Lo so che esiste Discord, ma E vi devo togliere. Mannaggia al cazzo. Discordo sempre. ormai. Eh ora tocca, sì. Arrivederci, ragazzi. Ok. Benissimo. Allora devo capire... A parte che dobbiamo cominciare a ammazzare sempre gli animali, quello abbiamo già fatto, gli animali di grossa taglia perché così ci daranno i dardi del godo. Mm -hmm. Ok, la conchetta è questa. Ed è roba nuova perché ci sono delle meduse completamente rosse pazze. Sono irritate quelle meduse. Palesemente. Mi attaccano o sono una? Questa. <ride> Bravo. <ride> mi ha oh, <mia ride> spruzzato, mi ha inseminato. Posso ucciderla. Ed era targettabile Quello è un buon consiglio, un buon indizio. Non mi dica così, maestro, non mi dica così. <ride> e poi attacco tutto ciò che è targettabile. Scudo Medusa. Ok. E grasso sanguinante. Scudo Medusa, eh? Raccontami un molto, po'. Molto, molto speciale. Ti piacerà tanto: la Testa di una Medusa spiritica. Immagino che, che, che pietrefichi. Ah no, ma è una Medusa Medusa vera. Eh, cioè, è per una cazzo medusa di Medusa. È... Pensavo Medusa la, la, la Medusa greca, eh sì. la gorgone. Uh, solitamente flutta a mezz'aria sui suoli consacrati dell'Interregno e può essere impugnata come scudo senza... Ma, ma che cazzo, ma quindi è una medusa e basta proprio. È letteralmente una medusa. Questa testa trasparente è molto leggera, ma la sua carne tenera non offre alcuna protezione contro gli attacchi perforanti. Però fisico 100%. Eh. Uh... Infatti il trucco è questo, è uno scudo molto speciale. Perché? Guarda la sua abilità. Furia contagiosa, adesso la... provoca l'ira della medusa e lascia che scorra nelle tue membra, incrementa la potenza d'attacco e posso buffarmi due volte così. Esattamente. Cioè così sono turbo buffato. È un buff molto forte ma... e quel 100% di fisico è potentissimo, ma si annulla, diventa zero se okay. l'attacco è perforante. Uh, diventa zero se l'attacco è perforante per chi? Per me, nel senso come difesa, intendi? Sì. Ah sì, certo. Vabbè, ma l'attacco perforante si... Si, si schievita, bravissimo. <ride> esatto. E però dobbiamo mettergli... Cioè, quindi non abbiamo più il perry così. Eh, purtroppo la cosa che puoi fare, mano a mano che Pav diventa più abile nel trasportare peso, è aggiungerti uno scudo per il perry. Eh sì. No, ma ce l'ho in realtà adesso. Forse lo scudo per il perry riesco a portarlo insieme al... Eh, lo vedi subito se fai il controllo. Sì, sì. al e allora sei al top. Doppio scudo e si gol. Tanto l'arco lo mettiamo solo in situazioni che lo necessitano, appunto. Però, Però sì, giustamente ehm, stai attento perché quel buff è un po' diverso da quello degli incantesimi. E devi tenere lo scudo in mano per averlo, non puoi metterlo sulla schiena. Quindi, in combo. Ha una mano e basta quindi funziona? Quel buff sì, perché è molto, è molto speciale. Ah. Proprio uno scudo strano. Ok, questo lo riduce molto. Allora, nella. Eh, sì, utilizzabilità al, momen al momento. Al momento, al aspettiamo momento. di farti 40 forza. Quanto ci manca? 35. Eh, insomma, non voglio dipendere dalla saetta. Che però è il momento da attivare. Dai, nell'esplorazione è bellissimo attivarla. Quindi adesso in teoria io posso medusare. Ah, ok. La, la, la chat mi corregge perché si è autocorretta. Io non ho mai utilizzato questo scudo. Quindi grazie a te. Poco ci è... mancherebbe. Siete preziosissimi. Eh, beh, non è, è un caso che si chiama co e non batch run. Esatto. Uh, ossia, uh, non puoi rimuovere lo scudo, cioè non puoi cambiare arma. Ma se lo metti sulla schiena si mantiene il buffer. Ok, allora no. Allora, allora è quello che, ho, che avevo fatto. Yes. Quindi posso fare il due mani tenendolo yes. comunque sulla schiena. Cioè il buffer rimane. Ma non puoi switchare al Perry. Ma non posso switchare al Perry, Vabbè, ma questo. Va da sé che non volessi farlo. Uh, vabbè, qui sto tornando praticamente indietro. È il momento di scendere giù, non c'è più niente qua. Cioè Penso di aver trovato tutto, raga. A meno che non ci sia un'entrata segreta, pazza, sgravata per una catacomba. Che certo non posso escludere come cosa, ma. Facciamo una cosa: stanno litigando. Scendi, controlliamo, facciamolo. Ok. Oh, allora, vado. <ride> Scopriamo la. Ok, fette. lo vedo, lo vedo l'icona. No, va via, va via quando vado le eh, mani. Ok, perfetto. Quindi ha ragione chi dice che posso usarlo solo una mano. Si vede, l'icona va via quando metto due Perfetto. mani. Perfetto, easy. Come dice Topo Gigio, comunque non fate il litigio, ragazzi, per favore. <ride> no, vabbè, amichevolmente. Eh, <ride> sì, sì, ma anche Topo Gigio lo dice amichevolmente. Il carro lo avevamo già assaltato, non mi ricordo cosa droppò però. La spada cariana. La spada cariana. Right-o. Ragazzi, è il momento lago tra poco, eh. Non manca molto. È il momento lagging. Però intanto la parte est... Ma sono tornato indietro, Maddio. Sì, sì, ragazzi. Eh, e me... eh, no, no, non devo tornare indietro, devo andare giù. Ah, sì, sì, scusa, per giù, che siamo su sud, sì, esatto. No, no, eh, ragazzi, è così. Cydonia, open world. <ride> Già io non mi oriento, poi. È che non mi ricordo dove ero diretto, amici. Ma adesso l'ho ricordato, apposta. Quindi, in verità, devo semplicemente continuare per la strada maestra. Mm -hmm. Bene. Quem. Qui c'erano le medusine. A parte che c'era il coso blu, ma no? quanto sono stupido! Ok, c'è una grazia fantastico. Nice. La tocchiamo. Senza però il Siedo alcuno, non ce n'è bisogno. Quante, quante estos abbiamo? Le abbiamo tutte, in teoria. Sì. Cos'è una prigione quella? Secondo te? Ma eh, sì. Accorgi qualcosa? Ma che cos'è? Ma è qualcuno che canta? Una delle arseglie. Secondo me è una delle. C'è un pipistrello, quindi te lo stavo per dire. <ride> Però magari non mi attacca, magari è amica <ride> Ormai no, sarà no. Ormai. <ride> Non la sento più però Eh perché si sarà aggrata Eh... Ah. Non la vedo ancora. E loro hanno dei drop utili per l'iverizione, ti danno molte Perune. Sì. Eccola. La vedo. Non canta più, eh. Sì, sì, è proprio un metà pipistrello, metà vecchia. Dai dai, un NPC di una questa. Non mi attacca, guardate. Ma non mi attacca davvero? Non è vero mi attacca. Vai. Dai. Oh mio dio, il tossico. No, no, io mi faccio il bagno di. di schifo. Vieni, vieni. Mamma mia. Che botte che tiro. Dove pensi di fare, eh? No, 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 con la tua nube di merda. Io mi bagno di sangue. Poi ti attacco. Ahia, mi attacca anche lei. Yeah, Eh, droppa tante rune. Vediamo se riusciamo a osservarla meglio rispetto all'altra volta. Sì, comunque anche graficamente si disattiva l'effetto rosso dello scudo quando te lo metti sulle spalle. Quindi, proprio... quindi è piuttosto esplicito. In verità non ha grosse, eh, grossi elementi estetici che mi suggeriscono alcunché. Se non collane, che. Potrebbero puntare verso una trasformazione. Cioè, originariamente questa donna era una donna. Un pipistrello che si mette con lane. Un po' strano. Però Secondo me, invece, potrebbe rappresentare più banalmente il fatto che c'era un. c'è intelligenza. Cioè. No, quello. Erano... Ah, certo a cioè non anche... è una mutazione da antropomorfo, no? Ma semplicemente una creatura, una creatura che è un po' farumasulica, quindi è mezza esatto, bestia, mezza se... umana. E per, per la parte umana è anche intelligente. Quindi sa costruirsi una collana. Sì, sì, ci sta, ragazzi. C'è una galera. Sempre fighe le galere. Cioè Ma guarda, quelle, complice... di Li... quelle di liurnia sono una delusione continua. Quindi sarà meglio che ci siano i boss di una volta qui dentro. Oh no, dai, dai. Insomma, non proprio, ecco. Diciamo allora, signore Elder col... Ring, però questa cosa no, eh. Nel cioè, senso, esatto, questo beh. è un nemico che ho visto, cin... dai, ma. Sì, no, l'hai già battuto, non ha, non ha speranze, cioè. È un mob, fondamentalmente. Ti, pro ti prometto che ci saranno delle galere, ma le galere in generale. Come vedi, non sempre hanno offerto. Cioè, mi ha anche oh ucciso. Mia. Ma perché è troppo lo sdegno che provo verso di lui. Cioè, stavo spammando sì, esatto, R1. Hai... Esatto, hai perso la volontà di. Cioè, combattere. ho anche la statua di Marica. Sì. Esatto, esatto. Eh, ma lo capisco molto. Ma non saranno tutte così, vero maestro? Cioè, non possono darmi il cavaliere del crogiolo e poi. In sequenza, esatto. gigante oblungo stronzo. Non saranno tutte così. Però. Però diciamo che ti daranno strani ghigni sul volto, non sempre di compiacimento, mettiamola così. Eh. Però è la galera, galera dei cloni. Va bene, va bene. Galera dei cloni. Secondo me adesso in citazione a Sabaku mettono anche il demone della forgia qua dentro. Anzi ne mettono due. Perché se no, se no non è il demone della forgia. Vedo che forte che è questo. È troppo forte ragazzi, come dobbiamo fare? Cioè non so come gestirlo. Ah cazzo ma ho perso la saetta per fare sta stronzata. Me ho scordato della saetta mannaggia. Vabbè lì Cioè penso non vi abbia neanche ittato, Forse una volta no? Ok dai almeno ci ha dato della lore Palange dello Spadone Beh sì almeno quello lo, lo fanno Ci troviamo il boss finale Qui dentro Prima del boss finale secondo me <ride> Trigoneria della famiglia reale di Caria genera nel cielo un arco difensivo di grosse ah questo era del CNT, di grosse scintillame magiche che attaccano automaticamente i nemici vicini vero? c'era nel CNT di base nel, nel Cavaliere Cariano? Eh, c'era la versione FIACCA ah ok, tecnica dei Cavalieri troll Incantati erano i compagni della giovane Rennala a cui avevano giurato, giurato fedeltà, quindi forse ai tempi in cui Rennala non era ancora sposata rotta. con... no, a parte rotta sposata con Radan <ride> Non so poi a quanti anni si sia sposata quella Dan. E dato che parliamo di Martin, ritiro quello che ho detto. Potrebbe avere 8 anni Renala, però... Anzi, forse è più probabile. Il lago Islava, quindi lasciamo perdere. Però qui c'è un burrone. E burrone cosa vuol dire? Vasburgo. Ok, non è per nulla vasburgica la situazione, ragazzi. Qua è solo un burrone Bing burrone. A burronish burrone. Va bene. Facciamo il muro-muro. Bravo. C'è una capanna. Una capanna, una catapecchia. Capanna del Vendicatore, ok, non è proprio una capanna. Raviolo, raviolo. Cosa vuol dire raviolo ragazzi? Vuol dire vasi? Oh no, Vendicatore Edgar. Edgardo, è qui. Ma eh, è, raviolo, ed... non è tanto vasi quanto carne proprio... Ed, edga... Ma non è Diallos? No, ok. No? Però non sbagli nel pensare che l'hai già visto. Ho già visto Edgar? Hai già visto Edgar? Dove cazzo l'ho visto Edgar? Combatti e poi ne parliamo. Ah ma tanto non posso fare di sangue si impregna perché ho deciso no, di shardare è. Mamma mia Eh ma intacco in salto Saidonia L'attacco in, in salto o no? Cioè non si può parlare Te l'hai insegnato Sabako Alla seconda live di Dark Souls <ride> Vabbè ammazza che schicchera. No, vabbè, stiamo cercando di fare le parry sulle weapon art, e sugli attacchi in salto, cioè, boh. <ride> ma vai a scuola di uh... ripetizione di Dark Souls, dai <ride> <ride> Cioè. È che mi manca fare il parry. Lo so, ma tornerà, credimi. Intanto adesso finalmente hai la weapon art utile a farle. Le sì. weapon art le puoi parryare quasi tutte, specialmente vabbè, se Ah, quindi so ho problemi. sbagliato io. Eh, la weapon art probabilmente sì, no, ti posso dare okay, a Ok, no, no, 100%, no, se ho no, ma... sbagliato io va bene. Vabbè, tu non, non va puoi bene. perriare le armi colossali a due mani. Ah, respawn Franca la canterina. Non è un nemico speciale? No. Pensavo di sì, pensavo fosse unico. Let's do this. Uh, Molti meno catacombe o famme? No, no, ci sono sepolcri sepolcri. Eh beh giusto, e... hai ragione, certo. Cioè le avevo immaginate giocando demo, CNT, cazzi e mazzi come una sorta di uh... oh shit, ma c'era un. Una grazia qua. Edgar, eccolo qua. Edgar, dai. Adesso niente Perry ti spacco la faccia, va bene? Sì, sì, bravo. <ride> Comunque, è dell'ordine aureo, fa i miracoli dell'ordine aureo, quindi. L'avrò visto sicuramente a... Ah, ma aspetta, ma non è il padre di lei? Bravo! È il padre di Irina? Sì! Sì, sì, sì. L'ho riconosciuto adesso dai capelli. E eh, però perché se la prende con me? Io l'ho salvato tuo figlio. Cioè, ci ho provato. È... <ride> Pazzito. Esatto. La rabbia lo sta accecando. Letteralmente. Bravissimo. <ride> la rabbia lo sta accecando letteralmente. Uva di sciabrire, fiamma della frenesia. È morto così lui. È impazzito. È impazzito. Sì. Però è anche vero che non è la prima volta che ci suggeriscono che in realtà la fiamma della frenesia si diffonda nella disperazione. Grazie alla disperazione. Esatto, esatto, esatto. esatto. Quindi non lui si sciabrira perché. Si, sì. <ride> si insciabrirà tutto quanto perché gli hanno ammazzato la figlia. Beh. Alla barda dell'esiliato più 8 più 8 tra l'altro esatto io l'ho anche usata in blind perché è, è un'arma più... ti, ti, ti becchi un più 8 boom e tra l'altro un più 8 su un'arma speciale perché colpirò tanti non credo sia una weapon art per tutti o sì? No lo è lo è ah ok alla barda di pregevole fattura finalmente decorata eh sì finalmente <ride> Final, dopo tanti anni finalmente decorata con un antico motivo era conferita ai cavalieri che per colpa o sventura erano condannati ad abbandonare le proprie terre Molti di questi guerrieri venivano mandati al confine dove erano costretti a ricominciare da capo, ah, soli nella loro disperazione. Direi che se non lo avessi capito con l'uva di Shabriri veniva intata qua la situazione. <ride> um, in realtà anche gli Esuli hanno proprio lo, la stessa descrizione e infatti sono esiliati anche loro. Colpi rotanti, abilità che permette di eseguire una serie di attacchi in rotazione con un'arma d'asta. Certamente. Allora, è un'arma che non userò? Benché potrei farlo perché ho gli attributi, ma no, sto bene così. Prendo, prendo. Ma soprattutto livello: perché ho delle rune e non me le stipo, me le uso. Ho una runa oh, yeah. 6 e si va dritti a livellopoli, ragazzi. Dritti a livellopoli, vero? Si può, yes. Forzino, dai, un forzino. Dai, stai andando bene. Un forzino. Anche se prima o poi devo cominciare a livello a vitalità perché non mi basta più. Insomma, poi se no, come lo batto il clone di Godfrey? <ride> mi introducono Godfrey prima nelle, nelle prigioni, ragazzi, me lo aspetto. Esatto. Anzi, no, nelle prigioni c'è ora lui. Esatto, esatto, esatto. E poi Godfrey, e Godfrey è quello vero. Reschinnato, sì. Mamma mia. Vabbè, <ride> allora. Sincero, capisco Vai. molto di più la catacomba che mi ripete il pattern del boss e molto meno la prigione. Sì, sono d'accordo con la te. La prigione Sai, il, il dungeon mi offre un'esperienza che è sempre nuova, non c'è stata una catacomba uguale alle altre, poi magari il boss sì, però il dungeon è sempre un'esperienza unica, è sempre un ah, chissà cosa devo fare qua, dov'è la leva, qual è esatto. il gauntlet di turno e, e, e te la vendono anche in un qualche modo narrativamente che uh, le guardie possano essere sempre quelle, perché sono quelli, i gargoyle, i golem preposti alla, al controllo delle radici. Però Cristo... No, stato... Cioè, questo è un soldato che troviamo qua in giro. Perché dovrebbero aver no. dedicato a lui un'intera prigione dimensionale? È eh? uno stronzo come gli altri. Cioè, perché? Esattamente. No, ma infatti le galere devono anche darti un po' la sorpresina del... Oh, mo' ci si mena. Insomma. Sì, esa esatto, è un'arena. Chi cazzo eh... è? Ma cos'è quella roba? Ma... Ma... Sono i... A parte gli... che c'è un cazzo di... Ah, sì... Allora, giusto, giusto Quello l'ho fatto? No mm, Non credo proprio che abbia fatto niente qui eh no. no, ma intendo dire proprio anche quel L'albero madre minore, no? No, 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 l'albero madre minore guarda, no. guarda, dove sto guardando C'è una catacomba ah, Un, un okay, indicatore okay, okay, di catacomba okay okay okay. ok, ok, ok ok, Io non ho mai incontrato questi nemici Forse una volta Mentre rushavamo sì. per andare da uh, Giovanna Tendono Tarani. a trovarsi intorno agli alberi madre minore o forse li abbiamo visti la prima volta lì? Sì, hai ragione, nel primo albero madre minore. Io vi voglio guardare. Sì, sì, sì. Mi ricordo di voi. Voi vi fate crescere alberi addosso. Che schifo che fate. Vabbè, bro. La verità è che è sbaglio, io voglio fare perry. Ma ho una, una build forza. Io devo pigiare R1. Cioè, devo mettermi un post-it <ride> su R1 con scritto clicca qui. Vuoi che ti stuzzico su una cosa? Stuzzicami tutto. Non ho dubbio di quale sarà l'arma finale di Pav. Oh, oh, che figo. Addirittura non hai. Dubbi. R1 non ho, Simulator. Non ho, non ho proprio dubbio. Non ho proprio dubbio. Cioè, si, si dice che per questa me meccanica si siano ispirati al Kingdom Hearts 3. <ride> Gli ci voleva tanto a fare tutto il gioco come i Data Boss. No, potevano farlo, ma non l'hanno fatto. Ah, allora, l'albero madre minore è dove stavamo andando. Però qui c'è puzzo di catacomba. E non potrebbe essere conveniente. Capire il puzzo di morto. Eh dai, catacombiamo, maestro. Joy, catacombiamo in vuoi... coppia. Veni... Eh, stavo per dirti la stessa cosa. Lo vedi <ride> che amore è vero? Mamma mia! Catacombiamo insieme. Let's go. Che persone tristi, si trovano solo ai funerali, Paveggio, <ride> Cenere di guerra. Danza della spada, quanto tortisiana questa cosa. Oh, attenzione, attenzione, no, ci sta Batman, mano, esatto, ok. Ok. Uh. Danza della spada. Eh, però l'ho detto in un intro, sai che insomma. In realtà è mezzo, è mezzo tortisiano anche se non lo accetta del tutto il buon, buon pavo. Ha, ha mezzo sangue so, tortisiano. So. Eh, lo so, lo so. Però è orfano. Allora, um, vediamo un po'. Danza della spada. Che poi è anche danza spada di, di Pokémon avventati sul bersaglio sferrando una serie di difendenti vorticanti verso l'alto premi di nuovo per chiudere con un colpo discendente usabile su spade e asce armamenti laceranti ok vale. colossali, sì. è un flurry credo per fare tanti attacchi in poco tempo magari coprire un rushdown nemico uh -huh. non so bisognerebbe vederla vabbè eh vediamo Cosa ci insegna oggi Miyazaki? R1. Dove vai? Dove vai, Pav? Dove vai? Stand. Aspettate, ragazzi, che qui ci potrebbe essere via dei segreti 37 e potrebbe essere un momento Dracotumulo 2. Ok, qui c'è la Katak. Sotto? Dai, qua sotto c'è l'elden ring. <ride> esatto! Cosa? Aveva dimenticato qua ranni. Entriamo. Ok. Let's go. Catacombe della strada morta. Aspetta che mi siedo e poi mi faccio brillare la punta Vado. E il non puedo. Perché il non poedo? Uh, forse sei offline. Maremma. Sblobbiato. Ho 220 ore di gioco, ragazzi. Credo di averla lasciata accesa un po' dopo. <ride> ho finito il gioco prima Cioè, capito. In blind. Esatto. Bandai è Giulio Bandai vero ok abbiamo anche deciso noi che abbiamo Edoardo eBay Edoardo eBay è perfetto Sì, però è scritto con la e piccola come eBay Edoardo e di maiuscolo guardo è un po come Idoardo esatto Idoardo, oh. ecco la punta che brilla ecco la punta che brilla sono lì sono lì Bello, sbrillante. Non ti vedo. Ah, ok. Bello sbrillante. Laghiamo, maestro Joel. Yes. Effettuiamo la laggazio. Finalmente. È quasi propiziatoria la lag qui. Sempre <ride> più. Ok. Ci siamo. Sto arrivando. Gando Io ho messo un sacco a scendere le scale eh. Proprio perché la gara Eh certo Andiamo Oh cazzo Merda Ma, è, ma che cazzo oh, Ma è pesante quella roba No Il morbo dell'Ef l'hai lasciato uno di vita Ah <ride> si sì. Se hai la lanterna La uso, la uso Non è una cattiva idea No no goletto strada libera. C'è una leva. Oh, ancora occhi? Eh sì, le catacombe sono corrotte. No, volevo vedere se ci fossero proprio occhi. Comunque, guarda, anche questa strana... Non capisco se sono foglie o è proprio peluria che cresce sulle eh foglie. Eh sì, è quasi, è quasi peluria. Niente occhi però qui. Sì, sì, ci, devo... sono, ci sono. Ah, li hai visti? Ancora io qua. qua. no, ma... ecco, ma ci sono. Beh. Io tiro la leva. Nice. Qualche parte, okay, da qualche parte si è aperta è. la boss fight in teoria. Esatto. Attenzione, attenzione qua, qua c'è qualcosa sui messaggi del, del pubblico. Oh mio Dio, davvero. Non ci credevo mai. Allora, no, 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 è che lì si va avanti, volevo controllare giusto appunto che ci fosse un avanti. Ok. Attenzione lì c'è un, uh, un continuo tra l'altro. Oh una saetta runica, usiamola. Usiamola, tanto c'è Joel. Non posso perdere. C'è il mio amico Joel. Oh. Aiuto. Entriamo qua sotto. Vediamo se questo è un avanti oppure no. Pianino. Via libera! Eh, non è vero, sicuramente c'è un grande vuoto e eh, infatti, grande vuoto momento! Un... Esatto, c'è un grande vuoto. Interessante tutorial questo, sì. Ah, ok, allora aspetta, torniamo di là. Questa è la, la bossa esatto. Pet. Ti insegna, sì, sì, insomma. Ti insegna che ci possono essere più porte di fila esatto. illusorie, che è una cosa che se non hai giocato Dark Souls magari non sai. Esatto. Ok, e qui. Uh. Sì, però cazzo, questi messaggi mi tolgono il piacere di provarle tutte. Mamma! <ride> oh, bastone del guardiano. Belle, Gino. Vedrai. Stai... Stai avendo accesso alla tua... Seconda o terza arma colossale Bastone del guardiano Vediamo un po' Eccolo qua È un martello tipo? Sì Grande bastone di pietra su cui è incastonata una scintipietra Minchia, 34 forza, questo è proprio per me um, Brandito dai guardiani dell'albero sepolcrale che presidiano le catacombe i guardiani ormai logorati dal loro lungo mandato governano le catacombe e sembra che siano in grado di comandare persino i demoni. Beh, certo, infatti lo fanno. Ci vengono addosso. Pastorale stregato concentra la magia nella scintipietra per risvegliare un'antica stregoneria, generando proiettili fluttuanti in grado di seguire autonomamente il nemico. Ma guardate, ragazzi, la chicca del fatto che non serve intelligenza, perché esatto. c'è una scintipietra dentro. Quindi faccio esattamente esatto. come i troll. Cioè, sono un cretino, ma. Ah, Gaz, ci è invasi. Oh. Ma sta venendo colpito dalla trappola Ah, la balestra come cazzo Interessante È vero, super prospect. Oh. Beh, anche unico. questo, se non sbaglio è la citazione di un capitolo Cazzo, ma è in fatroll? Anche cazzo era in fatroll? <ride> Sicuramente Ora non più Primo dell'armatura allora io ho l'impressione che... Ma che bello che carica la balestra! Bellissimo. Bravo. Ha due mani, eh? Non sei più perreabile adesso. Vorrà dire che dovrò castare. Cazzo, avvelena. Oh! Stai attento, stai attento. E non solo, fa anche sanguinamento. Bell'idea. idea! Attento, non ti farò bere. Non puoi bere? Ah. Bravo. No! Devo bere io. Ha ah, bevuto anche lui. Sto arrivando. Tecnica dell'attacco caricato che nessuno si aspetta. E invece se lo aspettava. Ah, ah. Esplosioni. Bravo. È stato uno scambio di colpi, ma ho vinto io. Grande Grazie. Ragazzo. Bello. Yeee. Yeah. Ok. E. Volevo provare il bastone. Esatto, te lo stavo per invitare a fare. Uh. Uh, che bello, ok ricordati che hai la combo di R2, poi l'attacco anche eh, in corso. R2. Questo non mi sembra un granché, posso essere sincero. Non è fantastico, sì, non è fantastico. Molto veloce. Ma però vediamo la tecnica pazza. Eh, questa è tanta roba, però eh. Sì questa è figa. Soprattutto perché in pvp questo rompe il cazzo. Sì. Bombing. Questa da da upgradare eh? ma, ma sono troppe da upgradare cazzo in questo momento. Eh gosse. lo sai, so, è benvenuto. Esatto. Ok, qui dentro non ci siamo stati mi sa. No. Attento, attento. No, avrei scommesso le mie palle. <ride> di poter passare dall'altra parte. Joel? Sono qui. Joel, sei magico. Tu non hai idea di quello che è successo qua. Che allora, successo? puoi vedere il mio schermo? Sì. Ma lo vedi ancora? Cioè, Vedi il mio Aqua Audio della PlayStation? No. Uh, vedi il sì. gioco e basta. Ok. Hai visto no. che ho aperto la HOMA adesso? No. No. Mm. Perché se sì, no, ti avrei fatto vedere una clip. Mi sa che non la puoi vedere se, se metto eh una no, clip. Purtroppo no, purtroppo no. Beh, purtroppo niente, no. hai fatto di un di trasporto magico dopo aver laggato uh. come un vero Sbloombian. Fantastico. Non posso neanche trovarti le... Aspetta, aspetta, aspetta. Fermo. Fermo, no! Okay. Non farlo. Non faccio niente. Tengo fermo. Ti faccio vedere. L'ho imparato anch'io. Oh? Te lo giuro. L'ho imparato. <ride> Guarda. Non è magico come il tuo. <ride> My sonest <it's> work. <ride> Hai visto? Forte. Ah, il tuo è più forte. Oh, sono <ride> un buono a nulla. Tirare quella corda non è cosa semplice. Attenzione! Ammazza! Grazie! Eh mi hai coperto le spalle anche a te. Ceneri di soldato di Reia Lucaria. Beh, uh. Leggino, leggino, leggino. Un trio spettrale composto da due fanti sacrificabili e dal loro superiore. <ride> I soldati di Reia Lucaria erano noti come cupoli. L'Accademia... Non poneva alcun freno alla loro belligeranza. Avevano fama di spietata rapacità. E quindi ora sappiamo che sono gli Yelokaria ai cucoli. Prima che ovviamente questo poi si rivoltasse contro Renala. Sì, mi sa che oh. è, il, è il momento boss fight. È il momento boss fight. No, attento! No! <ride> Cosa? Mi sa che sono stato io in realtà, mi sono... Ah no, sei tu. No, 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 sono io, sono io. Non, non cerchi di <ride> edulcorare la pillola come sul solito, non faccia il maestro buono. Uh, no, aspetta, era giù, era giù il... Sì, era il buono invisibile giù. Sì, sì, sì. Cioè, vedi adesso, no, se alla fine c'è un boss che abbiamo già battuto. Pazienza, c'era sta roba dei buoni invisibili. Sì, es sì. Però, esatto, si, Ma cazzo, esatto. l'arena è solo la lotta. Eh esatto L'arena è speciale Deve essere un brividino Ok io non voglio perdere Sta cazzo di saetta Won't happen Cosa? È nuovo È, è nuovo. anche epico E ha il bastone E ha la musica del no, Non ha il bastone in realtà Un'altra eh, cosa io... mio Poi dio Cercherò oh, oh. Cercherò di aiutarti Il meno possibile Ne ha di vita eh Ne ha di vita Va bene va bene Fammela, sì. fammela godere Sì sì assolutamente Ma ah, cazzo non ho più umana Non importa Dicevo la stessa musica del Della guardia dell'albero Ogni tanto un colpetto rodante Dai Ma anche perché non sto facendo danno al boss Questa è una lumaca evoca spiriti Lui è uno spirito e basta Bravo Oh Crogiolica la situa Lui ha fatto una crogiolata unica ragazzi Avete visto? Assolutamente sì Una nuova crogiolata Sì Ok lumaca esci fuori Basta giocare a fare lo stand master Eccola lì Eccola Stordo Vuole evocare gli spiriti Vuole giocare Come giocava Kurolili! Lili Fermala Saluto a Sara che mi odierà dopo questa live Poi tra l'altro è bravissima Sara Esatto Cosa? Paula, è sempre stata qui. Sempre <ride> si sposta nell'arena, ma c'è una luce flebile che ti fa vedere dove si trova. Lei è fortissimo. <ride> Ceneri di stregone della scintipietra. Nice. Ceneri. Stregone della scinta pietra Beh, ho trovato i soldati Di Reia Dove sono? Nobile stregone Miandante Dove sono queste cazzo di cene? Ah, eccolo qua Non le vedevo Uno stregone di Reia Lucaria Che indossa una maschera di pietra Uno studente dell'epitome di Olivinus Giusto, avevamo già detto Olivinus boh. Che ha padroneggiato La stregoneria a stelle di scinti pietra Non lo sapevo mai Vabbè Let's go Il tomo Ragazzi è troppo 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 intelligo Il nostro amico Joel Noi non ci accorgiamo di niente Lui Allora ragazzi Io Scorgo A parte l'albero madre Minore Un'altra galera Ora Miyazaki It's time for redemption se mi, è, se, se, se mi tira fuori il soldato di Reia Lucaria, mi dispiace, ma disinstallo. Va bene, <ride> maestro. Pizzo, basta. Se, se, fai, se esce fuori il soldato più forte degli altri di Reia Lucaria, uninstallo. È la fine. Amici, è il momento dell'uninstallo. Allora, L'albero è là sopra, devo capire come salire. Ma loro mi hanno mai droppato qualcosa? Non mi pare. Loro possono droppare però. Eh, me lo immagino, per questo vorrei ucciderli. Fatti dire in chat se ho droppato qualcosa, se se lo ricordano. Non uh, mi pare però. Eh... Ah no, dici... Ok, N non credo. No, ah, lo okay. ricorderei anche io. I cazzetti buffi no. Come faccio a falsificare salgo? Ah vabbè c'è il sentiero Saidonia, cioè, non... come fai? Segui la strada. Niente ragazzi, l'orientamento di queste pecore. Io... Comunque no, non è una galera, è una torre. Quindi nulla. Niente momento soldato di regia Lucaria. <ride> Un epico soldato. Eccolo lì, l'albero madre minore. Beh, andiamo prima dall'albero madre e poi facciamo la torre. Ci sta, funziona. Eh ragazzi, purtroppo fate schifo, vi devo dire. Mm. Va bene. Metto due carte coperte. <ride> In posizione di difesa. Immortali. Okay. Ogni volta che vedo dei vasi. Perdo 5 anni di vita ora. Stiamo attenti a sto coso, eh. Questo coso mena. È pericoloso, sì. Sai perché ogni tanto mi tolgo l'arma di mano. Ma che cazzo premo? Certo che non bisogna saper giocare per giocare le build forza. E <ride> ho fatto niente. Beh, livellato in maniera molto verticale, eh. Eh sì, sì. Lacrima cerulea, che vabbè, immagino di capire cosa faccia. Dirompente, oddio, quella del cinetico che ti fa esplodere questa. Bravissimo. Uh, può essere mischiata nell'ampolla di balsamo portentoso caso all'esplosione dell'infuso ottenuto. Questa è molto da pub, tipo mimmolo mi per l'ordine aureo. Quella cerulea invece, la leggiamo ma. Immagino è così, repristini. Il 50% Di godo. Non dovrebbe esserci nient'altro ma... Lo scrupolo lo sapete è sempre l'ultimo a abbandonare il campo di battaglia. Girasole aureo appassito. Dov'è che avevamo visto la Marcescenza scarlatta? Mi ricordo vicino. che a Nokron, uh, le rovine sì. di Hull, a un certo punto mi ero affacciato in un posto che era a Scarlattopoli. Sì. Era il fiume Einzel. Ecco. Oh attenzione! Marionette di Pegasus. Maestro un giorno io e lei dobbiamo giocare a Yu-Gi-Oh! eh, non mi interessa. Ormai <ride> ho, ho deciso che, che andrà così Hype Mm -hmm. Eh c'è qualcuno che mi sta attaccando Ah sono proprio loro le marionette pazze Il Devil May Cry allora, no, no. Com uh. Come fanno il Devil May Cry loro allora. magari attacca la sinistra Saidoni Vabbè magari non attaccarla a cavallo Easy Oh, c'è una grazia, pazza. C'è una statua di Marica lì dentro. Non ho il diritto? Chi lo sa? <ride> Intanto, faccio un consumello di rune e facciamo un livellino. E il livellino lo facciamo a vitalità però. Posso leggere questo messaggio e vedere se. Ah, ma questo è degli sviluppatori, mi sa. Sì. È un altro indovinello. Che la sapienza. Ah, ridagli. Però era che la luce ti guidi. La... No, che la sapienza ti illumini. Era que... la prima volta, com'era? Sì, era diversa. La sapienza ti guidi. Ok, scinti pietra del cuculo. Guidami. Sapienza del, del cuculo, vai. A tiro. Ok, vanno tutte sempre in quella direzione? No. No, niente sapienza. Anche perché sapienza e pietre scintipietra sono uno ossimoro. Hai ragione, perché le pietre le usa chi non capisce un cazzo. Qui c'è un puzzle che puoi risolvere e uno che non puoi risolvere. Entrambi portano alla soluzione. Che la sapienza ti guida, come ti dico di andare un No, no, certo. Fai bene. La sapienza stavolta mi deve guidare. Allora, vediamo. In questa statua uh, uso la lanterna. Innanzitutto, allora questa ha un libro, questa pure. Quindi, entrambe sono sapienti. Uh. Qui ci sono libri. Quindi è qui dietro E qui c'è tanta sapienza No Che la sapienza ti guidi Che cos'è? Che cos'ho nell'inventario di sapiente? Beh hai detto giustamente la scintipietra non lo è E quindi No, non credo sia un oggetto La sapienza mi deve guidare Non credo sia sapiente Forse, forse mi inginocchia Amarica? È sapiente inginocchiarsi Amarica? Mm. No. Ah, aspetta, c'è roba su! Eh, però come cazzo ci arrivo? E la sapienza mi guide. Magari con uh, un po' di intelligenza, anche reale e non soltanto di gioco, puoi trovare una soluzione per raggiungere la cima della torre. Sì per forza, ma magari è da fuori. Perché da dentro è impossibile. Vediamo. Che poi magari invece mi sta... Eh, mi sta sfuggendo qualcosa. Ma la cosa più probabile è che sia da fuori. Perché c'è una cima. Qui ci sono dei, dei delle mura crollate. Facciamo sta roba. Vabbè questa non è sapienza, questo è leggende Pokémon Arceus, cioè. Fatto. <ride> Ma era intended sta roba? Secondo me è impossibile non lo sia. E la sapienza per loro era questa? No. Ah, ok. Me l'ho scoperto dopo di no. Ah, ok. In realtà c'è un puzzle che non puoi ancora risolvere qui. Che, che è la sapienza. Però, sì, però io in blind l'ho... L'hai risolto. Così. Ah, ah, così, ah perché c'è un modo per risolverlo e porta comunque qui. Sì. Cioè, quindi questo qui è, tu dici, magari intended, nel senso che loro sapevano che la gente ci sarebbe arrivata anche così, ma una volta che risolvi il puzzle della sapienza, sempre così. Comunque arrivi Cioè, praticamente cioè. si attiva un ascensore, immagino. Esattamente. Eh. Ma. Chissà cos'è sta sapienza. Anche l'altra volta il puzzle aveva a che fare esatto. con la sapienza, se non mi ricordo male, però in quel caso era tipo ti illumini. Sì. Infatti volevo castare luce, non mi ricordo che cazzo volevo. Esatto, fare. ma anch'io no. l'ho castata luce senza successo. Allora ragazzi, vediamo se questa è una galera. Premesso che è qui, dobbiamo capire come arrivarci. Perché è qui. Eh, esatto. Eh. Aspetta, vediamo un attimo. Mi sa di no, mi sa che dobbiamo arrivarci dall'inizio della mappa lì. C'è un sentiero? porta qui? Qui 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 così. Esni. No, qui no. Andiamo un po'. Scopriamo un attimo come funziona. Lo so, ragazzi, sto per morire. Quanto tempo ci ho provato a fare queste cose io? Ok, no, però basta, finisce qui. Purtroppo sì. Eh, guarda, ci ho provato in tutti i modi. I tried my best. But you didn't succeed. But in the end, it doesn't even matter. Esatto. esatto. <ride> allora, bisogna capire un attimo. Facciamo il circumnavigo di sto posto. Ma secondo me. The princess is in, a, in another castle. Dai, ci manca solo sta parte, miads. Guarda, ti dico anche cosa. Uno, due, tre, quattro, cinque peggredì. E poi vediamo. Cos'è questa palude... Sgravata? ei, ehi, non so come non mi ha preso. Qui mi sa di posto in cui si potrebbe incontrare il marinaio pazzo. Ma qui, ma qui prendo la lebra sicuro ragazzi. No, perché a cavallo non la prendo. Granchi di merda! Granchi di merda! Granchi di merda! Granchi di merda! GG. Ah, però qui siamo. Ah ah ah. ah. Ok. Però c'è un sopra. E forse è raggiungibile proprio da questo dungeon schifoso il sopra. Perché ho visto un ponte. Sento delle voci e della gente che tossisce. Sto impazzendo. No, non stai per niente impazzendo Ai granchi si mangiano i morti Che schifo sto posto Questa è, è marcescenza posta. ma non è scarlatta Oh mio, oh mio, oh mio, oh mio Dio Questi danno la marcescenza E basta Allora io vi devo osservare però, ragazzi, quindi fatemi il favore di morire. Che per la scienza devo capire come eh, si fa. E loro fatto. sono diversi da quello che hai visto fino ad ora, bravo. Ma ah, spariscono cazzo. Purtroppo spariscono, non è però... modo. No, no. Intanto cioè, hanno un dettaglio importante il colore del sangue, giusto? È verde? È bianco. Ah, è bianco. Mamma mia, che schifo. Postaccio. Ah. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo ammazzare sempre tutti i nemici. Madonna, che Dark Souls 2 che puoi fare a cavallo, ragazzi. Però stiamo facendo peccato di lago così. No, no, questo non è il lago. No, se andiamo più in là dico... Sì se, andiamo, sì, se vai più in là fai peccato di lago. Ragazzi. Ragazzi, è fatta. Guardalo, guardalo. Ragazzi, è fatta. Dai, dai, è fatta, dimmi di sì. Dai, non purtroppo. posso fallire adesso. No, maestro, non mi dica, purtroppo, per favore. Non è vero, uh. lì, lì ci si appende. Infatti, infatti. Paratore. Pazzo, pazzo. Go. No! no! Era fatta! No! Era fatta! Era fatta! Era bellissimo! Ci ho creduto, ragazzi! Era veramente credibile, cazzarola. Ci hai creduto! A morire. Da eh, morire. Eh, Anch'io! No, ho, da perso... ho perso la runa. Esatto. Per fare sta cazzata. Ma perché mi scordo sempre di avere le preziose rune? Solo perché non so trovare le strade. E ora poi dove cazzo ho lasciato la runa? Dimmi che non l'ho lasciata in mezzo al salto pazzo. Spero tanto di no. Ma secondo me è sicuro. Ho oh, il brutto presentimento sopra. che starai in alto. Porca di quella troia. Si, sì, secondo me sta là sopra. Vabbè, ragazzi, ce la faremo, ce la faremo. Non so quante rune Madonna Ma manco le spazzali Che qua Sì Guarda dov'è L'anello la, ancestrale Ti ha punito. Grande Sì Ora Ora scendi No Devo vedere dove stai facendo Perché devo provarci anch'io. Ragazzi, 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 questa è roba mia. Ah, è qua. Ragazzi, questo è... cioè, giocare a Pokémon per vent'anni sarà servito a qualcosa, no? Ok. 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 okay. Deve fare assolutamente... È incredibilmente sbagliato. Ok, ok, però è fatto, è fatto. Non sono morto. No, è fattibile, ragazzi, secondo me. Ha voglia. Sono Ma è duabile con... in una maniera pazza, proprio. Sono tab... con... yeah. Però prima bisogna imparare a salire di trai uno su sto coso, perché non è semplice all'inizio salire. È già sto coso. No, no che fai? Oh, va bene, va bene, uguale. No, non va bene più. Non morire? Ok, ok, no, non importa. Posto, posto. Non morire. Non ce l'ho il cotone? Sì, che ce l'ho. Usiamo il quanto dura il cotone, maestro? Ah, fatto! Ok, ok, eh? perfetto. Quanto dura il cotone? Eh, ma, ma immaginavo, ragazzi. Eh, credo 30 secondi. Oh no, cazzo, devo muovere. Ok. Ma eh, non faccio rumore col cotone? No. Anche eh, carino. Grande, grande! Adesso tutto, tutto di qua, no? Tutto destro tutto dentro. Sì, sì, sì. sì. Grande, eh? Yes non Yes sì. Ma che cazzo Ma non, non potevo salire da qui vero? Cioè non... eh, in realtà è completamente inutile C'è la salita tranquilla lì dietro Che ti faceva fare la strada per arrivare qua Senza alcun <ride> problema <proprio uno> sforzo <ride> <ride> Però toccava farlo Sono d'accordo <ride> con te <ride> Ti assicuro che per me è stata la strada più cosa Ecco, forse è il caso. Ok, magari non attrae il mood che Miyazaki voleva tu ottenessi con calma, ma sei subito nel nucleo del casino. Stanno ansimando, venivano imbrancati. Dettaglio... Hanno anche un dettaglio importante. Ecco. Allora, ne hanno diversi, a dire il vero, e adesso voglio osservarli tutti. Allora, il primo. Ah, no. Hanno delle braccia allungate. Sì. In più i piedi stanno scomparendo. Bravo! Esatto. E Ci quindi... sono, ma stanno scomparendo. Mm. E sono stati impiccati. Purtroppo. Sì. Sembrano dei normali popolani. Credo che poi i cadaveri siano caduti in quella melma. E eh, cosa? Ehi. Ti prego, fai l'NPC buono. Ah, ma ho capito chi sono. Mm. Sono gli stregoni che fanno esperimenti Lì nella, nella magione di Ranni Bravo E quindi Hai venivano conosciuto... impiccati dall'ordine aureo forse Hai conosciuto Pidia Eh sì C'è cioè anche questi impiccati potrebbero esserlo no? Decisamente Ah Gli albinauri Gli uomini dei laghi Però guarda, lui è diverso. E sparisce anche quando lo uccido. Quasi proprio a riprendere forse queste gambe che scompaiono. Chissà mm -hmm. cosa significa. Erano eh, un unculus. Gli albinauri sono descritti come artificiali. No, eh? però loro non sono albinauri in teoria, no? O magari Ma lo sa... sono e quelli del lago sono diventati cicciotti in volto. Oddio la carne è molto diversa mm, è vero. Magari potrebbero essere i creatori degli albinauri Potrebbero però... essere i creatori degli albinauri Hanno comunque dei coaguli addosso Quindi un, un legame eh. deve esserci Esatto Visto che qui gli albinauri non ci sono Non ne vediamo Ok ragazzi andiamo verso l'Elden Ring È tempo Io ho fatto con una sincronicità ridicola Anche tu volevi farlo? <ride> Grazie maestro Grazie mille di dare vita e voce ai miei pensieri. Allora, il sentiero per persone normali era questo? Sono in cima! Oh, Bravissimo! Oddio! No, 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 non farmi del male! Ti pago! Ti pago, ti prego, ti prego! Io devo mettere immediatamente. Ma, guarda, ma guarda che quanto sperma che perdono! Sì, proprio lo stesso. Allora, anche allora. loro hanno il sangue bianco. Quindi sono gli stessi che stanno là sotto. Semplicemente quelli sotto sono andati a male perché sono stati fagocitati dal mare di Marcescenza. Voglio far vivere ehm, ai ragazzi una cosa, visto che mi ha fatto venire in mente: io devo capire la strada legge. Te, perdo Che cazzo, <ride> scusa, dicevi? Allora, senti adesso prima di esplorare. Sì. Ti chiedo una cosa. Sì. Visto che mi hai fatto venire in mente un pensiero, voglio condividere ai ragazzi un ricordo che avranno. Uh, potresti dirmi... Ti pago come hai fatto prima? No scusa, ti pago. <ride> è uno strano Kink il suo maestro, ma non c'è problema. Devo... devo è un'anticipazione. Un ok. Anche col ti prego o solo ti pago? Con il ti prego. Ti prego, ti pago. Perfetto. Un giorno capirai. O Google lo farà per me. Vabbè. Che, è, che, è che giocare due volte a settimana non mi basta. Non, no, Va vabbè, no. Ma, ma ci mancherebbe. Ho dovuto anticipare una cosa. Villaggio degli albinauri. Ah, beh. Ok. <ride> Abbiamo il collegamento abbastanza importante. Direi di sì. Sì, ah, però so, ho trovato una spada, perdonatemi. Ok. Non ho fatto il leggo. La mappa puzza perché ti fa vedere il sopra, No, no, sono dei pezzi di merda in front. Spada di cristallo, come il saggio. Cristallo di saggio e questo è il cristallo di spada. Spada <ride> di cristallo purissimo, creata con delle tecniche inaccessibili agli esseri umani. È ammantata di una potente magia e il suo attacco cresce in proporzione all'intelligenza. Beh, allora di chi è stata fatta? Da questi esseri qua? Che però umani non sono. Imprescrutabili cristalliani. Ah, giusto. Perseguono un unico scopo. Salvaguardare fino all'ultimo i loro cristalli. Quindi i cristalliani non è che sono un particolare ramo, uh, cioè un particolare gruppo di uomini okay. che studiano i cristalli. È una razza. Bravo. Non sono umani. I cristalliani sono coloro che creano attraverso il cristallo oggetti, rune, armi. Ok. E qualcuno ha ipotizzato che attendano il ritorno del proprio creatore? Ma minchia, ma quante divinità ci sono? Miyazaki, ma basta! È un bordello, Saito! Pure, pure il dio del cristallo! Bei tempi, eh, quelli di Gwyn! Minchia, erano quattro stronzi e io! <ride> esatto. Va bene, taglioro tante. Quindi abbiamo anche. Un creatore dei cristalliani. Sì, magari non è un dio, ma è un creatore. Beh, che comunque. Eh, Almeno dal loro punto proprio. di vista. Esatto. Lui è un popolano, però. Questo villaggio non ha futuro. Eh, avevi ragione, bro. Ti prego, anche se sei soltanto tu, vecchio Albus. Ah, ecco perché si mm. chiamano così. Nasconditi. Trattieni il respiro. Quindi gli albinauri si chiamano così perché Albus l'ha creati. È come se avessimo i maikini del deserto. Mm. E Albus. Nasconditi. Però non è un. Allora, non sono per cristalliani un po di... questi. Non credo almeno. Decisamente improbabile. Mm. Esatto. Per darti un po' di contesto, vai in questa direzione. Che è l'entrata normale della mappa. Ah, ah, perché questa è l'uscita. Sono entrato all'uscita. <ride> 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 esatto Che ride Querida. Lacrima di larva Azza Quindi che Emozioni e collegamenti Allora loro hanno il sangue bianco, ammesso che sia sangue, sì. perché ormai do, po cioè non posso non pensare che possano essere esseri artificiali questi. Cioè simili a uomini, ma chissà. Mm -hmm. Oppure... Altra parte, altra parte, altra parte. Giusto, è entrata, hai ragione. Hai ragione. È entrata. Che è qua? Sì. Guarda, tu, guarda che queste appunto impiccagioni sotto il ponte. So, è stata un'esecuzione. Questo villaggio non ha futuro, Albus nasconditi Hanno fatto qualcosa che non dovevano fare Sono stati tutti quanti giustiziati per questo Forse la e creazione già. degli albinauri stessa hmm. Ehi Ehi Già ah, Un bel pezzo di sblumba lei Sei su È un bel pezzo di sblumba Però volgerei l'attenzione del giocatore Analitico Francesco Cilurzo Sulla montagna <ride> di cadaveri davanti alla gnocca Oh, disse Pablo. Oh, oh. Effettivamente, ho appena appestato il testicolo di un morto. Li ha usciti tutti lei? In teoria, o oh no? O sono oh no. già morti qua? È il momento di find out: eh sì. Allora, in teoria sono diversi. Sono, non sono i mostri che mi stanno attaccando. Quindi potrebbero essere già qui. Perché guarda, hanno, il solito, hanno la solita veste da popolano sì, sono... dell'ordine oh, dell oh, yeah. aureo. Sentiamo. Oh, è tu. Bene. Cosa ti fai? Cosa ha fatto a questo villaggio? Ho witnessato una in cosa molto comune nella mia infanzia. La oppressione dei pochi. Murder e pillage unchecked. Un Waking Nightmare. made by men put this time i'm a woman grown and though the suffering cannot be undone grande still meet out justice justice to the oppressors let the scars i carve remind them i am nafeli lu warrior put this time i'm a woman grown and though the suffering cannot be Zona che urla soprusi. Allora a questo punto non li ha uccisi lei. Sono già esatto, lei ha trovato questo posto completamente distrutto. E, questi poveretti. E come noi, anche lei ha capito che questa è stata un'enorme. Uh, una, sì, sì, sì. una strage, sì, sì, ma proprio una punizione. Eh, esatto, sì, sì. la faccio al contrario adesso esatto questa era la salita della del... vera che avrebbe portato qua infatti come vedi avresti camminato in, in mezzo, mezzo agli impeccati sì, certo esatto. che però ho trovato comunque come prima cosa quindi vabbè Sì sì, sì. infatti infatti mi ha sapeva fidati <ride> He knew. lui ha fatto il gioco e poi ha detto e per Saidonia li mettiamo anche qua esatto. <ride> e poi vedi, ha, ha guardato di una di... mia foto con le braccia concerte ha fatto oh you naruhodo <ride> come vedi qua il design estetico è... sei tu che sali questa collina con il ponte sì. insomma è abbastanza raccapricciante cosa c'è lì? è un fiore si sì. no? che cazzo è maestro lo vedo quella vedi? è una patch poi ne parleremo quella è una patch Sì le patch hanno questa forma maestro Gli sviluppatori Un software si sì. Quella è una patch Quindi è una cosa che prima non c'era Esatto Ma è un vaso di godo Credo Va bene Allora eh... okay. Salgo sì. Faccio la strada si vera yeah! È una patch quella quella è una pace, disse il maestro. Ma Pav non comprendeva. Pav non sapeva cos'è una pace. Esatto. Pav deve pensare ad Albus. Che si nasconde. Anche se non so se ce l'abbia fatto a me. In teoria la pace è di là. Intanto... Abbiamo la grazzina. No. Nuovo livello? Decisamente no. Si può salire ancora più su? prendere il Altro ponte. che... Però pre ah, ma il ponte è da dove sono venuto. E no. da dove sei arrivato, esatto. Sì, sì, sì. E allora saliamo. Uh, cosa? Maestro, cos'è cos quello? Quello è un giglio di Michela, vero? Bravo. E tu chi sei? <susurrisa> <susurrisa> Polveri esplosive. Uh. Alchimia. E Infatti, sto osservando apposta senza attaccare perché voglio capire chi è. Non sembra legato a questo luogo. O almeno non c'è nessun altro come lui. E l'alchimia non è esattamente stregoneria scintipietra o comunque direi a Lucaria? Perché ti hanno messo esattamente accanto a un giglio di Michela? Sei un uomo di Michela? Sei anche bello resiliente, ragazzo. È incazzato, sì. Eh? Sei anche morto. No, polvere di Miranda. Le Miranda sono i fiori giganti. Giusto. È un materiale da creazione, immagino. Eh, sì, è un uh, crafting. Godric the Crafted. Ah lei. ok l'avevo <ride> già trovato. Eh, eh, si è superata l'ora. <ride> eh sì sì esatto quindi... Purtroppo va così. I fumieri tengono in grande considerazione questo suo dente polline di Miranda mai disperso in aria. No non ci dice molto. Guarda là. Eh già. Hanno uccidato tutti dati. Salire ancora e poi c'è il ponte di pietra oltre a quello di legno. Eh giusto, ma io devo trovare la patch. <ride> che è di là però, è dall'altra parte. La pace è tipo là dietro. Allora c'è un vaso, credo, stiamo attenti. Potrebbe essere un vaso che parla. No. Cosa? E' Albus. Raccontami di più. Ok, umani sono umani questi. Oh, As ah, you can see. lui è un albinauro. Quindi è un omunculus. Brandi corna? Brandi -corna. Chi sono i brandi-corna? Mai sentiti? Mai sentiti. Potrebbe essere l'alchimia? C'è cioè, l'alchimista? Non sembrava. come loro. brandire corna. Ma quindi no. gli albinauri non sono quelli del lago, mi hai detto una castroneria. C'è una. Questione da risolvere. Se gli albinauri sono queste creature, perché quelli del lago droppano coagulo di albinauro? All ah, perché lo, lo droppano, almeno lo hanno droppato, ma lo droppano. Esatto. E allora sono loro mutati per... davvero? C'è qualcosa, c'è qualcosa. Quindi sono homunculus per questo stanno sparendo. Mm -hmm. Bravo. Perché non sono veri, tra mille virgolette. Esatto. Sì, sì. Ora, i brandicorna in realtà non mi sono mai stati raccontati come costola dell'ordine aureo. Però posso no. dirti che avrebbe senso? Cioè. Mm. Non sono tanto esseri che coerenti con il modo di gestire la vita e la nascita dell'ordine aureo, eh? Cioè, non, non, non sembrano molto naturali, quindi potrebbe starci. Potrebbe starci. Le sì. corna, però, non sono un'icona un che ho mai visto associata all'ordine aureo. I brandi corna. Cioè, coloro che brandiscono le corna. Esatto. Quindi dovrebbero avere elmi cornuti o cose del genere, ma questo alchimista non ce l'aveva, quindi forse non c'entra nulla. Infatti no. Gli unici elmi cornuti sono i tizi di Nokron, ma non sono mai stati chiamati Brandicorn. Decisamente no. Ciondolo segreto del alb sacro, del sacro albero. Oddio. La tenna. Mai sentita la tenna, vero? Mai. Mi ha appena dato però un ciondolo di albero, quindi ritiro quello che ho detto. L'albero madre non penso proprio che venga qui a depredare il ciondolo dell'albero madre Però il sacro albero Mi avevi detto che era, era diverso, hai fatto... ragione Me ne sono ricordato adesso, scusami, sì 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 è... no, no ma guarda, non è semplice, in italiano poi non ti dico In italiano è congruente quasi Oggetto chiave Oggetto chiave, pure avevo visto, mi sa che mi è sfuggito Eccolo Nel momento, sì questi sono in ordine di Il Medaglione di Deus Sono in ordine di trovata ah, okay, quindi. perfetto un... Metà destra di un medaglione, nel quale vedo alberi e, e, e un tizio. Di un medaglione spezzato in due, raffigurante il sacro albero. Unendo le due metà, è possibile attivare. Ah, no. Aspetta, il monte montecarichi, però, non è lo stesso che ho trovato io. O no? Eh, no. Questo si no, chiama no, Rotterdam. Mettili, mettili in ordine di tipo e non di acquisizione. L3. Tipo oggetto. Eccoli qua. Eh, questo. Questo per esempio è per l'altopiano di Altus. Quindi praticamente c'era questa tecnologia che permetteva. Ah, ma allora è per questo che mi dice che devo raccogliere tutte le mezze lune. Nel senso uh -huh. che mi servono tutti i medaglioni del gioco per usare quella parte lì. Giusto? È quello che vuol dire. Cioè, non me lo dire, però penso okay, di sì. Okay. Tutte le mezze lune vuol dire tutte le metà che il gioco okay. offre. posso farti avere un'epifania dal. Ah! Sì. La legge di DT disse che potevi ottenere il favore di Michela, uh -huh. di cui tu hai trovato un giglio, cercando un grande vaso. Ah, è questo! Allora, no, è questo, esatto! Senti sentiamo perché però Michela, abbiamo trovato il giglio ma non altro. Unendo le due metà eh, è no, possibile infatti. attivare il grande montacarichi di Rold, che non abbiamo mai trovato, che conduce a un mai sentiero sentivo. segreto. In altre parole, questo medaglione segreto guida chi lo possiede nel... Oh, 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 oh. Aia, questa è grossa. Questa è, proprio... ah, è un'altra divinità, Michela. Questa è una cosa proprio grossa. Ed è addirittura una divinità con un simbolo identico a quello dell'albero madre. Cioè, i tizi dell'albero madre succede? lo odiavano, secondo me. Che, che succede? Che succede? Sacro albero di. Beh, che stupido, c'è un giglio. Ma Michela, è eh. qualcuno? È solo un albero. Eh, beh, 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 beh. È, che qualcuno, perché essere, è un lecito dubbio chiederselo, ma legna la lama? Eh, ho capito, però beh. sai, in, quest, in questo mondo di alberi magici. Esatto. Però no, io credo che sia qualcuno. Cioè, questo è il sacro albero di Michela. Di Michela. Non del Michela. Quindi effettivamente... Sì, 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 sì. sì. Ma, ma quindi c'era un altro sacro albero? No, c'era un altro sacro albero ed era di Michela. Eh, di sicuro Quindi... non è chiamato albero madre minore. Di e Michela. allora, Quindi... temo, amico mio, che Michela, con l'ordine aureo, centri poco e nulla. Michela era un'altra divinità. Mi Ia... piace, mi piace molto. Non so cosa hai pensato tu quando hai visto questo, questo medaglione. Io non sapevo che si chiamasse Hallig Tree in inglese per me, sacro albero. Uh, era molto vicino alla possibilità di essere un appendice dell'albero madre. Cioè, certo. il sacro albero per me, il sac per molto tempo non troppo. Ma sì, per molto io tempo, ho la tua fortuna, ho cioè, il... la fortuna di avere te. Però guarda, il sacro albero di Michela per me era uh, un albero sacro speciale di Michela sotto l'albero madre, magari nella capitale. Cioè, Mentre come viene messa qui col, con le maiuscole. Segreto, mm. Esatto, però un, un luogo segreto, per carità, specifico di Michela. Sì. Ma quando sono entrato in questo villaggio. Uh, sacro albero era molto vicino al fatto che si chiamasse sacro quindi evidentemente sacro per una descrizione lo è anche per l'ordine cioè qualcosa ci sarà pensavo però il fatto è che si chiama ali tree rispetto a her tree quindi sono proprio nomi diversi sono due cose distinte ma non solo ti posso fare un po come dire uh -huh. uh, da, da avvocato in questo caso sì, l'importanza sì. dei termini L'albero madre ha un nome altisonante, albero madre. Sì. Madre di cosa? Di tutta la vita, di tutta la morte. È la madre di ogni cosa. È l'essere centrale e centralizzante l'ecosistema al di là di Marica del, dell'ordine aureo. Ok. Sì. Sì. Gli altri alberi si chiamano minori. Minori. Non hanno, sì. non hanno la possibilità di avere un loro nome proprio. Sono alberi eh madre esatto. come l'albero madre, ma minori. Cioè. Il rapporto a lui sono semplicemente meno di lui Chiamarsi sì, Sacro esatto. Albero è molto poco da è, Ordine Aureo Se una, fosse dell'Ordine Aureo È una specificità speciale Cioè, Sacro Albero per l'Ordine Aureo è l'albero madre È quello che è sacro Non eh, ce è. ne può essere un altro sacro E quindi, cioè, e quindi mi puzza, secondo me è un'altra cosa Ci piace, ci piace Perché, perché è maiuscolo mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. E poi tra l'altro i rami di Michela... Sono quelli che ti danno l'amore che ti danno l'ammaliamento. Iebrianti. Quindi mi sa che è tipo l'albero del sesso. <ride> no, però, potrebbe <ride> essere un albero che. Che cazzo ne so. Sapete chi mi ricorda Michela sempre di più? Bacco, Dioniso. Oh, sì, ho capito cosa vuoi dire. E Dioniso, peraltro, era eh, un, un figlio l'ho studiato di recente per un video dei Pokémon. Era il, uno dei figli di Zeus, nato dalle mille scopate di Zeus eh, fuori dal matrimonio con era. <ride> E proprio perché era un figlio illegittimo era cercato di ucciderlo più volte. Quindi... E lui insomma poi proprio perché fa parte di questo... Uh, di questo immaginario del figlio illegittimo di Zeus, uh, che però nasce comunque nonostante la moglie di Zeus lo odi, finisce poi per incarnare la libertà dei sensi, la pace dei sensi, uh, la libertà in realtà in toto. E chissà, magari, magari è così. Magari, magari Michela è il bacco, è il Dioniso di Elden Ring? È tosta, guarda che Michela per me è stato un continuo chiedermi chi, dove, quando. Continuamente. Continuamente, infatti è molto bello sentirtene parlare così. Oh yeah! Oh yeah! Anche perché l'ordine aureo invece è super. Cioè. Mi sembra anche un. Uh, un ordine molto poco incline all'amore ostentato come potrebbe essere per appunto un, un culto bacchiano. Cioè Michela me lo sto immaginando adesso con questo flash di Dioniso come il dio delle orge quasi, no? Per dire. Sì, e sì, sì. un'orgia al... Uh, uh, all'Endel non me la immagino. Ok? Mi sembrano tutti quanti sì. molto precisini e perfettini e poco inclini al rapporto sessuale al di fuori di una persona. <ride> Quindi... Michela potrebbe essere questo, questo Dio libero, chissà. Fico, molto fico. Che dici? Albus ancora? Aspetta, aspetta, certo. La medallion è la key che alla città. È solo un prezzo per noi che non possiamo fare la viaggia. Ma per la Latena, è necessario. Per raggiungere il suo I miei fanno e lui cos'era il primo degli albinauri Per questo si chiama Albus Tutti si chiamano Alb qualcosa Ma no, non morire, non morire Bro Peccato Chissà cos'altro ci avrebbe potuto raccontare La Tenna non me l'hanno mai nominata, vero? Mai nominata. Mai nominata. E eh, perché ti dicevo? È una patch? Perché nella versione che ho giocato io. Non c'era nessuna luce su questo vaso. Ah, e quindi. Una luce per aiutarti a trovarlo. Il Sei riuscito a, a trovarlo comunque. Eh sì, ci ho rollato contro perché era un vaso diverso dagli altri. Ok, Madonna che bravo il maestro! Ma anche un po' che culo, però sì. Che bravo il maestro <ride> La tenna Compiere il suo destino E credimi se non l'avessi fatto La quantità di roba che mi sarei perso è incalcolabile Cazzo sembrava uno dei dialoghi più importanti A parte l'oggetto Uno dei sì. dialoghi più importanti di, di sempre Guarda tanto Allora eccolo qua No dov'è? Spada, spada, spada. Era una spada, no? Quella che ho. Eccolo qua: Falcetto d'avorio. Falcetto in avorio. Arma brandita dagli albinauri anziani. Queste armi dimostrano quanto siano devoti al sacro albero. Ok. Sebbene non abbiano mai presenziato al suo cospetto. Queste armi presenziano quanto siano devoti al sacro albero. È tipo un, un dio della vegetazione, Michela? Questa sembra un po' un falcetto da agricoltore. Potrebbe essere un dio floreale, Michela o qualcosa del genere. Ah, ma guarda, genere. mi piace un sacco vederti. Io non ho altre esperienze di partite su Elden Ring e il tuo eh, chiederti di trasformare Michela in qualunque cosa <ride> sono io. Mi, mi, cioè Michela per me era perché è velca di scopo. questo gioco. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Lo è Assolutamente sì E a questo punto andiamo al di là del ponte Yeah Come La parte est di Liurnia ti ha nascosto belle sorprese Madonna, sì, sì Peraltro è Velka anche dal punto di vista di come lo sto interpretando ora, cioè un dio libero rispetto mm -hmm. a, a tutto il resto esatto e soprattutto a Marika. Ok, ponte di pietra se davvero avessi ragione bisognerebbe capire come poi Pav reagirebbe a un dio del genere, vero? E quindi poi oh, ci sono degli albinauri che si specializzano in magia. Sti. Sì. Eh. Oh no, ma sono tornato indietro. Bravo, Bra bravo. <ride> Grazie, <ride> maestro. <ride> <No>. <ride> sono andato sul La consapevolezza super. prima di tutto. <ride> Sono andato nel ponte sbagliato, ragazzi. Ho imparato tante cose da, dal maestro. Lo ammetto, ma non, non vedo l'ora che tu raggiunga un viaggio per perdermici? Sì. Come mai lei è così sadico maestro? <ride> L'ho detto, detto con una spontaneità così. Vedo l'ora che sì. ti faccia schifo lì, <ride> <ride> grazie, maestro lei è gentilissimo. Migliorerai. In quel momento tu dovrai evolvere. Eh, o eh, lì è terapia d'urto. O lì o smetti di giocare al ring. Non ci riesci più. Era quello, mi sa, ciò che vedevo. Sì. Ehi, ehi, albinole F. Eh, ricordati che con il Perricariano puoi anche trasformare i loro incantesimi in una tua arma. Posso eh? anche trasformare il mio cazzo in poltiglia, guardi. Un tanto di saetta. Il mio eh. pezzo presto scomparirà. E con esso la mia vita. E <ride> questo è il destino dei platformer souls. Oh! No, che okay, la setta non ce l'avevo. Ah... Comunque sì, posso, posso riflettere. Posso fare il rebound. Yes! Ha visto? Ma no, ma, ma respawna... Roy Mustang? Sì, è un mob normale. È Roy Mustang. Va bene, va bene. A te farò questo. No, 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 no. Ah, ok, non, non targettiamoli Eh, targetiamoli. Okay. Eh. Abracaperri. <ride> dai. Dai. Abracaperri. ancora, dai. Dai, fammi fare il perry magico. Dai. Dai, ecco qua. Forza riflessa. No, dove vai? Dove vai? Quella è la mia vita. Non mi serviva. Oh. Cadaveri bruciati. Accidenti Ammazza pre presagi. Eccoli, Brandi Corna. <coughs> Sono sicuramente loro. Ammazza presagi, quelli Ammazza. come Margit. Presagi. Oh mio Dio! Lei è forte. Ma è anche un cane. Lei è un demone capra, ma brutto. Bravissimo. Chiara citazione. Super citazione. Ma io sono cresciuto da allora. E so fare il perio, bravo. Combatti, combatti, dai, oh, oh. Brandicorn. Combatti, ti faccio il terzo per di fila, mi cresce il pipo. Brandy combatti carne. ancora, combatti. Ti, ti faccio il reposte senza due mani. Eh? eh sì, ancora, combatti. Non ce la fai? Combatti, non ti faccio le Cambate <ride> Cambate Oh no Oh no Oh no No Scherzo Ho perso il ritmo Ho perso il ritmo No Ti pago No 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 Faccio bonifico istantaneo Bonifico istantaneo Ok, ok, finiamolo. Non facciamo come quei... Cazzi. Ok. Talismano del crogiolo. Talismano del crogiolo. E sembra un... Sai cosa sembra? Un pezzo del corpo di Margit. Vero? Bravo. Mm. E infatti quello era palesemente indosso a un presagio. Quindi i brandi corna... Sono coloro che ammazzano non solo questo villaggio, ma che in generale sono preposti, credo, all'uccisione dei presagi. Mm -mm. Che sono a questo punto cosa? Aberrazioni nate dal crogiolo? Come scusa? Che, no, che mi chiedevo, sono cosa? Aberrazioni nate dal crogiolo? Gli albinauri? No, 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 no i presagi. Ok. Ecco, bravo I presagi sono legati al crogiolo Cosa evidente dalle corna che hanno sul corpo Eh sì, però siccome hanno tanta roba nel mezzo Magari sono, sono aberrazioni nate dal crogiolo Sono, sono È esseri sì. che Hanno un po' troppa meglio, vita dentro nati dal crogiolo Il crogiolo non esiste più Però un'influenza che il crogiolo mm, sì. cioè una sorta di rimasuglio energetico Dell'era dell primordiale Del brodo originale sì, eh, sì, Che sì. si affaccia sul mondo Sì. D'altronde fino ad ora Elden Ring ti ha già raccontato per quanto superficialmente, quanto siano importanti le influenze esterne certo. sul mondo. E questo sì, è un trofeo di caccia praticamente. Sì, esatto. Talismano nodo del crogiolo, talismano ricavato da un odosso appunto che riproduce le sembianze di diverse creature, e infatti per questo si parla di crogiolo, uh, sembra sia l'escrescenza di un corpo umano risalente a un lontano passato, e fin qui è tutto quanto chiaro. Traccia del crogiolo della vita primordiale, questa forma di involuzione era un tempo assimilata al divino di involuzione. Eh? Ma con il progredire della civiltà viene sempre più disprezzata per la sua natura impura. Quindi, seguimi. Sì. La forma di vita di eh, boh, Matassa, di, 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 di creature diverse, sì. è involuzione, perché l'evoluzione è la separazione. È la separazione, però veniva comunque considerato vicino al divino. Ecco, perché comunque aveva tutto. E in quanto tutto è più forte dell'uno, ha più elementi dell'uno e quindi simile al divino, ha senso? Però poi a un certo punto è stata disprezzata per la sua natura impura. Da chi? Beh, direi dalla loro eh. madre, dall'ordine aureo. Bravissimo. L'ordine aureo riteneva i presagi no. impuri. Eh, certo. Perché non facevano parte di quello schema di vita ordinata che loro professavano come giusto, corretto, da seguire e da, 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 da idolatrare. Magari Michela invece no? Chissà. Non lo so, però posso stuzzicarti in un modo terribilmente perverso. Qualcosa che è proprio farti notare un piccolo dettaglio che, di nuovo, non ti sì. dà risposte, ma ti metterà altri dubbi e ti farà fare qualche domanda sull'origine di qualcosa o sullo scopo di qualcos'altro. D'accordo, ti ascolto. Margit appare con un incantesimo dorato. Hm, è vero, hai ragione. E, e tra l'altro io... usa armi d'oro. E usa armi d'oro. Quindi, magari questi mostri non sono impossibilitati a utilizzare certi poteri ma proprio perché possono farlo e sono così brutti impuri loro vogliono purarli vengono definiti persino vengono persino cacciati è certo. essere quindi sotto sotto il nostro caro il nostro caro ammazza presagi effettivamente hai ragione è un'influenza dell'ordine dell'ordine ah. Sì, ah, si quindi praticamente per ora mi sono flashato tre poli premesso che poi potrebbe cambiare tutto ah eh, ordine aureo, ordine letteralmente, rigore, eh, la vita va vissuta così, la morte va vissuta così. Marica, la guida, la grazia, ogni, eh, i, i grandi hanno un percorso disegnato davanti a loro e disegnato davanti a loro, i piccoli no, ma i piccoli sono contenti di essere piccoli perché vivono comunque in un mondo che li protegge e li coccola anche se gli, li mette davanti all'evidenza che i grandi non sono. B, le stelle, l'intelligenza, Rennala, eh, l'accademia, Joel. Uh, espandiamoci oltre la Terra. Chissà cosa c'è fuori la curiosità dell'astrologo, dell'accademico del Regia uh, del um, dello stregone di Sellia. Studiamo il mondo circostante. Scopriamo di più di lui. L'albero non è che qualcosa di terreno, ma la verità non è divina. È, è praticamente scientifica quasi. Ti direi. Mm. Terzo Polo, mica la fate il cazzo che volete. <ride> Siate liberi. Bene. Scopate. Bene. Non ho idea di quanto si avvicina la verità questa cosa. Il traduttore mi fa notare, ci fa notare che antenati usa lo stesso kanji usato per gli spiriti ancestrali. Quindi mm. si sta proprio parlando di un'epoca precedente ma... all'albero mario. Ma aveva due cani. Eh sì, te l'ho detto una citazione. Eh sì, ma uno gli è rimasto incastrato qua dietro. Oh! Ok. Too bad. È super demone capra. Lui gli è rimasto un cane incastrato dietro l'albero. Aveva un cane difettoso. Sì, saetta del godo, però aspetta perché qua posso cadere in mille modi. Non la userò adesso. <ride> hai appena raccolto una saetta del godo, perfetto. Esattamente. Però devo capire ancora come arrivare sopra sopra. A quanto pare non è possibile, da Ma qui. qui no. Perché qui è finito. Mm -hmm. Cioè, inaspettata lore grossissima, vero? Tra l'altro anche il tuo finale. Ah oh, ok, vabbè, cazzo ma è mezzanotte. È mezzanotte in effetti. Vabbè però ancora un Odio. po'. Odio. Possiamo... Oh uh, sì sì. Ah oh, io ci sono, sono qua. Non scappo. Non mi muovo. Un po' ancora si può godere, dai. Oh yeah. Vabbè questo che spara le robe, ma mi sa che abbiamo finito, raga, perché pure quasi si interrompe e qua ci stava il vaso. Sì sì. Tutto finito. Come ci salgo là sopra? Vabbè, in teoria da qui sarei dovuto uscire. Quindi magari qui c'è una stradina pazza e sgravata che mi segnala: dove andate? Aia. Ma posso buttarmi? Secondo voi? Con attenzione, sì. Come qui, sì. Eh ma ci siamo, siamo sopra, no? Ma no, manco per il cazzo Troppo no lo smettete di aggrarmi <ride> Ma porco il cazzo Maestro come si arriva là sopra? Oh guarda quanto me lo sono chiesto in blind quanto ho sofferto Non penso di dover fare di nuovo porcate del genere. Probabilmente no. come finirà, eh. Ma guarda, ci sono... ho imparato il quick exit facendolo. Merda. Ah, perché se cadi con il quick exit non, non muori? Non muori, esatto. Ok. Maestro! Maestro! Sto <ride> raggiungendo l'Elder Ring! Stai per ascendere! Non servirà a niente, è vero, fare questa cosa, però magari possiamo osservare meglio il mondo dall'alto. Com'è quick exit? Così? Eh, così è un po' diverso quick exit <ride> da, dagli altri souls, ma si fa. Eh. una eh. volta che lo capisci tutta ta 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 ta. Ok, tutta ta ta ta. Ok. Vabbè, non serviva a nulla. Come ci salgo là sopra? Forse dall'altra parte, maestro. Credimi, non posso risponderti. No, lo so, lo so, ci mancherebbe altro. Io non vorrei mai un aiuto da lei. Mai. Vile Marrano! Forse in via dei laghetti 32 dobbiamo fare peccato di lago? Uh, sei nel peccato di lago. Faccio. Hai sgravato qualcosa. Ma lei chi è? Ma che attacchi fa? Ma lei è un cristalliano, mi sa. <ride> Se questi non sono cristalliani, non so cosa, cosa lo possano essere. Eh. Però i cristalliani sono fatti di cristallo, quindi non gli faccio un cazzo con l'arma. Peraltro, Miyazaki vuole farmelo capire mettendoli davanti a dei grossi cristalli che. Iniziano <ride> esatto. con la stessa. Cosa? 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 Ah, bravissimo comunque. Come si sconfiggerà? Rompendoli. Dall'alto. <ride> sì, corre poste come i giganti. Evviva! È morto il cristalliano. No. Eh aveva Oppure con armi contundenti Ah Certo che li tagliano Tipo che katana li... No contundente Ah contundente Quindi... tipo il martello Mazze ma... Esatto martelli esatto Bastone anche quello che abbiamo preso? Sì mm. Ok loro erano decisamente cristalliani Direi Quelle sono taglienti le catane. Ok, però il peccato di lago non si può fare, quindi eh, provo a teletrasportarmi qui, tanto a tornare alla grazia sono sempre in tempo. Eh! <ride> allora lì si può fare del sopra volendo. Un po' di pazienza, credo, no. In realtà, no. Cioè, vediamo se è fattibile con il metodo Kansas City, probabilmente sì. Mio dio, stai proprio facendo quello che non si deve fare nel mondo dell'interregno. Cosa? Salire dalle lapidi. Vabbè, eh, ma io sono PAF, guerriero leggendario di sbloop. No, non si fa così Mi faccio provare, maestro Ecco, con un po' più Sono un beta ah, tester, io Non si preoccupi <ride> Ho la patente da beta tester Mi dia un attimo Mi faccio fare il weird hero pazzo No, eh, qui, qui è fattibile, però dai, raga eh, No, 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 non è possibile <ride> non si può fare? Secondo me sì. Attenzione, attenzione, è lì che dobbiamo mirare. Sì. sì! Ma io in questa. ci sono stato già. Non è possibile? Sì. Vabbè, non importa. Adesso possiamo andare avanti. Capirà. Sto rompendo il gioco. Ma in realtà l'avete fatto voi prima di me, probabilmente. <ride> In realtà stai salendo in percorsi naturalissimi, nella maniera più contorte possibile, che è giusto. Oggi il maestro ha preso una laurea in indorare la pillola. No, no! No, è perché io all'urnia sono perso morto 30-40 volte scalando rocce. Quindi Ma non è ti lì preoccupa. in su, eh? È quello? Eh, capito? È, per quello, è quello il problema. È quelli che sono morto, cercando di salire là sopra. Oh, li fa Ok, quindi anche tu ti sei cervellato per questa cosa. Cioè, non Mamma sono mia. nabbo fino a questo punto. Ma che nabbo! Allora è un sofferto. teleport. Allora, se non si trova, è un teleport. Oh, il gioco ce l'ha insegnato che i teleport possono portarti altrove. È vero. Potrebbe essere un teleport. Allora qui, no, qui non c'è geodata. Ballerino che regga ragazzi Qua cado Pav sa quando fermarsi Qui c'è un teleporto E potrebbe essere anche tranquillamente In una zona del genere Grazie a Giova Santonocito del Raid Benvenuto e benvenuti a tutti Ciao ragazzi E allora mi sa che bisogna fare il lago, ragazzi. Perché se non è possibile salirci. Questo che cos'è? È qui? L'ascensione? No. Ci ho creduto. Ci ho davvero creduto. Eh, ma ho sofferto tanto anch'io. Non è qui. Eh, mi sa che è arrivato il momento del lago. È arrivato il momento del lago. Se lei è d'accordo, maestro, se non... Cioè, io in, in blind totale, da solo in cameretta. Arrivato a comprendere che questo posto è così alto e non sembra avere sentieri. Centri uh, di tutto. guerra vuoto voto dell'indomito, what? Ah, vedi che esplorare insegna. Sì, ma voto è il momento del lago. Eh sì, mi sembra... Penso che sia un teleport la risposta alla domanda come cazzo si arriva lì. Perché... Ho pensato anch'io al teleport. Io per esempio... Uh, ho usato il teleport Terre Friabili dopo molto tempo. E non sapevo che fosse una traduzione idiota. Uh, e pensavo che Terre Friabili fosse là sopra. Ah, certo, giusto. Ha senso. Comunque il voto dell'indomito ti dà l'immunità paladinica, praticamente. E allora direi di riteleportarci qui: E cominciare il lago dal fondo. Ah, non proprio qui. No. Forse qui conviene di più. Voglio partire dal fondo del lago e andare avanti. Qui possiamo buttarci, è ancora troppo alto. Perfetto. Siamo alla Gopoli, signori. La Gopoli centro. L'abbiamo fatta. Sì. Si parte. No! Se fossero stati degli NPC con una quest sono stato in causa. Non credo però. E invece. E questo? E questo cos'è? Maestro, una grotta si a comincia di acqua che... fin dall'inizio del lago a trovare qualcosa. Eh, mi sa che il laghetto sarà pieno di ste robette, eh. usare la mossa assassino. Cosa? Faccio così poco. Sono proprio darco grande in effetti puoi provare a craftare qualche oggetto, qualche. Mi basta uccidere quelli piccolini da lontano in verità. E basta parare i colpi. A tirare le botte vincono si sì, si sì, si sì. ah ma è, non è la, il fiore che spara la roba è tipo una specie di sciamano pazzo come sei fatto tu hai dei funghi in testa Sei marcio. Come del resto tutto quello che c'è qui. Ehi. Bene così. Oh fuck quanti sono. Tanto sono già avvelenato, bro. Esatto, nulla, non temo nulla. Ok. Eh, cala cala merlina. No, quanto dura poco. Arrivederci della mirandica polvere per un'aurea. Oh mio dio, ribadisco di essere già avvelenato e dunque di non temere alcunché. Devo solo vedere dove sto caster che mi sta sparando. Penso sia qua sopra, e infatti lo è. E adesso è morto. È un plangello, qui non te lo toglie nessuno, eh zì. È ovviamente con i tuoi tempi, pav. Vabbè, sono fiori, si prendono il loro tempo. Gioca un po' un combattimento a turni. Sì, sì, assolutamente. Allora. Eh, però mi sta finendo il veleno, non mi conviene riavvelenarmi. Lasciamoli perdere. Sono innocui fiori. Che però potrebbero pararmi la strada per un tesoro inestimabile, andiamo. Non c'è nessun tesoro. Mi sono avvelenato. Not worth it. Vabbè, tanto posso creare un bolo, credo, spero. possibile volare eccoli fungo tossico che poi più che altro ti avveleni anche stando a terra molto demon souls questa zona uh -huh. Uh -huh. Quindi praticamente ci sono degli esseri che sono riusciti a catalizzare questa marcescenza, bravissimi. Sì, sì, va bene, va bene. Letteralmente renderla incantesimi, la eh esatto. fede. Fede, giusto, sì. In realtà mi sembra molto vicina alla um, piromanzia dei tempi d'oro. Ah, io non... ma... ma io non sono nella merda adesso qui ah c'è un boss, benissimo diciamo così questo potrebbe essere un boss con un'arena velenosa creiamo tre boli mettiamoli nell'equipaggiamentus e nessuno si farà male togliamo gli escrementi Andiamo perché questo qui mi piace poco. Ho anche 4 Estus. Cavaliere marcescente. Ma io ti, ti, ti sfido qui. Bro. Ok. Madonna che male che gli faccio. Madonna. 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 Bro. Bella spell, ma sei morto. Aveva un che di... Radan barra Malenia. Ha eh. droppato un altro emblema più precisamente l'emblema della spada alata. Talismano raffigurante una lama protesica. Ok, ah eh sì. Ma allora è, aveva anche di Malenia davvero? Esatto. Quella è la spada di Malenia senza il, il manico. Ambi Bravissimo. Ambito dono conferito ai cavalieri che combattevano al fianco di Malenia la recisa. Incrementa la potenza d'attacco dei colpi consecutivi. Le ali rappresentano Malenia l'invincibile. Sebbene lei sia stata costretta a convivere per tutta la vita con la malattia, la sua spada non ha mai perso splendore o slancio. Malattia che io conosco perché appunto la statua dei, degli eventi promozionali aveva la marcescenza in volto. Forse è la malattia averle mangiato il braccio? Comunque questa è ottima per una build katana, immagino. Per qualunque dual. Sì, ha per... giusto, anche per me con la 5 dea, in verità. Beh, anche qui un po' di lore, allora. L'elmo della, della limite dalle ali, vero? In testa. Sì. Le stesse ali, bravo. Maestro, mi dica lei quando è il momento. Da qui in poi, devi dirmelo tu. Vuoi il finale? Possiamo andare a indirizzarci verso il finale, certamente. Ok, allora. Più che altro no, perché il... la, la notte. Oddio, un... mi deve aspettare ecco. un attimo. Sopravviva questo. Hai idea di quello che sarebbe successo se Godric si fosse innestato questo al posto del drago? Sarebbe finita. Avrebbe ottenuto l'Elden Ring lui. Nel senso, l'avrebbe ottenuto l'Aragosta liberandosi da Godric, secondo me. Avrebbe <ride> preso il controllo dell'intero corpo. Sarebbe diventato l'Elden Lord. E infatti succede così. Ed è questo l'inizio del gioco del Souls-like sui granchi. <ride> è vero. Allora, dicevo perché tanto mm. questa è la live corta della corta tra mille virgolette, quella che dura tre ore, diciamo, della, della settimana, e poi c'è quella lunga di venerdì. Assolutamente. Uh, passo uno per il finale, vai a controllare se Nefeli è ancora al villaggio di Albina. Vai, ah, quindi torno indietro. Ma io sono là, va bene, maestro, non faccio domande, mm -hmm. Tra l'altro, ragazzi, vi confermiamo le SIP come vi abbiamo detto, ma, ma le metteremo in vendita. Ascoltateci bene, esatto. Importante. Le metteremo in vendita dalle 3 di pomeriggio, ancora prima della live. Così evitiamo di intasare il sito. Siate pronti, seguiteci su Instagram. Se ancora non lo fate, Mike of the Desert e Sidonia-Basso PM. E in questo modo, non è più qui comunque, maestro. Perfetto, allora andiamo a parlarle alla tavola rotonda perfetto dicevo in questo modo vi garantirete la possibilità di avere una SIP eh, cliccandoci subito sulle storie che posteremo tutti e due e in questo modo sarete indirizzati al sito per l'acquisto se siete interessati ovviamente alle SIP 3 di pomeriggio mi raccomando di venerdì mettetevi una sveglia alle 2.50 e poi cominciate a f5are o il sito o guardare le cosa? Cosa è successo? Ma cosa è successo alla tavola rotonda? Ma l'hanno distrutta. Oh mio Dio. Missata è incia dei reali resti. Ok, usa le magie meteoritiche della gravità. È bellissimo il loro effetto che ti avvicina. bayroll che fa è finita caricamento ah perché questa è la vera tavola rotonda ah uh ah -huh. Quindi sono entrato in una sorta di versione della tavola rotonda di mezzo invasa da questa entità. Ensha dei reali resti. Dei reali resti osso aggrappato. E quella di Dark. La conosco? Oh mio Dio. Chi è Ensha? Sì. Ensha era il personaggio silenzioso fuori dalla ah, porta di Kim. Ma certo, ma certo è quella, quella scheletrica. Sì. Ma non era scheletrica lì. Lo era. Semplicemente non... rossa. Ah, um... ok, allora non l'ho riconosciuta. Sai com'è? Con lo sprite. Giustamente, rimasto. giustamente. Osso aggrappato. Sì, non ricordavo più il suo nome. Arma orripilante costituita da un, rad... da un rigido braccio scheletrico e brandita da ensia dei reali resti. Si equipaggia offrendo la mano de... alla stretta dei pugni. Certo. F uh, finché la loro morsa non avvolge le carni oh creatura avvinghiata un re non allenta la sua presa per questo ho reali resti perché sono i resti di un re pugno eh. assorbi vita abilità che testimonia una totale padronanza delle energie vitali un pugno lento e calibrato infuso di energia che tramortisce le vittime e sottrae il loro pv efficace soltanto contro i nemici umanoidi e purtroppo non la posso provare qui perché Enshia mi ha attaccato? eh questa è un'ottima domanda Vorrei provare a parlarle. Ammesso che. Le invasioni qua sono un po' difficili da intendere a livello narrativo. Però. vediamo mm. un po' se riesce a trovare Ansh. Allora non è qui, qui c'è Bracciopoli. E dove c'è Sir Gideon of oh, no, Eccolo qua. Ma non c'è più lei. È morta. O è andata via. E direi che è morta. Mi sa tanto. Elmo delle spoglie reali, corazza delle spoglie reali, guanti d'arme delle spoglie reali, schinieri delle spoglie reali. Ah. Ok. Elmo decorato con ossa umane dorate. Indossato da chi seguiva in silenzio. Sir Gideon! Oh no! Ripristina lentamente i PV quando diminuiscono. Si dice che le ossa appartengano a un antico signore, il re lo stesso dell'arma. Il re senz'anima, lord dei reietti e dei disperati, era noto con il nome di Ensha. Stessa cosa, lord dei reietti e dei disperati chi... indossata da chi seguiva in silenzio Ser Gideon invece lei è la però quindi Ensha non è Ensha cioè, è il re è il lord Ensha evidentemente sì però il fatto è che questo personaggio seguiva Gideon per questo stava fuori dalla sua porta e questo l'ho capito però non è lo stesso di cui si parla non è un re a seguire Gideon no è appunto e chi era non questo? Lord dei Reietti e dei Disperati. Anche perché le ossa appartenevano a lui. Ma in realtà dentro l'armatura c'era una persona in carne ed ossa dunque. Le ossa facevano parte dell'armatura. E ve lo dimostro subito. Guardate qua. Bello Pav così. Ma no. Pav ormai ha il suo set pazzo. Non è che Sergideon ci commenta la cosa? Uh, Mostragli la pozione di Seluvis? Riguardo a Enshia, ma mostragli la pozione di Seluvis. Ma è quella che mi ha dato. Quel cazzone del quale. Non... Ah sì, Seluvis, per l'appunto. Eh, quello esatto. il tizio di, di Ranni. Quante belle cose. Riguardo a Enshia. Oh, le mie per Ensha è lui, sembra Ma ora, è e quindi era proprio lui. Quindi è quello l'evento che triggerà sta cosa. Oh! Quindi nel lago. In una caverna a ovest delle rovine di Laschiar, che non abbiamo mai visto, che svetta tra le nebbie del lago di Liurnia. Però aspetta, svetta tra le nebbie, mi sa che è la parte che stiamo cercando. Non mi dire se svetta tra le nebbie è la parte alta. Abbiamo parecchie domande e frasi molto importanti. Però aspetta, dice a ovest. A mm -hmm. ovest delle rovine di... Eh però ovest delle rovine, quindi può essere ovunque, può essere anche nella le parte. Ma le rovine ancora non le conosci. Però segnatelo. Rovine di Laschiar. Va bene, aspetta un attimo. Fallo. Rovine di Laschiar. E una volta che mi ha dato l'altro pezzo del medaglione, chi mi ferma ad andare in via dei sacri alberi 37? Nessuno. Nessuno. Cioè cerchiamo per tutta la cazzo di mappa. Il... Quindi Ensha ha avuto un colpo di testa. Quindi eh, Ensha non, di... io... non voleva che io arrivassi da Michela. <ride> cioè appena ha visto che avevo metà del medaglione... Ha reagito al medaglione. Ha reagito esatto. al medaglione e non voleva che lo prendessi. È la... Questa è la risposta alla domanda perché mi ha attaccato. Quindi forse seguiva Sir Gideon, ma non perché era fanatico di lui, ma semplicemente perché sapeva che forse la persona col medaglione si sarebbe presentata da lui, chissà. Beh, la cosa interessante è che, sai, Gideon ti dice... Rather ahead of himself cioè è come se avesse anticipato qualcosa, sì, sì. ha avuto un po' di fretta. Leggo anche, mostragli la pozione di sé, visto se le va bene prima di... Tutto che ne dice, maestro. Assolutamente a chi voleva darla, non me lo ricordo. Neferi. Neferi. Eh, però, se vogliamo guadagnarci la fiducia di Ranni. Però non ecco possiamo uccidere fu... mm. E cazzo, questa è una scelta dura. È enorme. Io non voglio avvelenare nessuno, ma se non obbediamo a Seluvis Ranni col cazzo che si fida di noi. E se Ranni col cazzo che si fida di noi, non ci farà vedere mai il suo vero corpo e non possiamo l'orare. E non scoprirai mai il segreto della morte? Hmm. Ti, ti ha, ti ha devastato fatto. questa scelta in blind, credo. Allora, 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 allora. Mi permetto di dirti, senza darti risposte, che a me questa scelta eh, non ha devastato in blind perché conosco il mio polymeas. Po sì. Uh, quindi ho intuito delle cose che poi si sono rivelate perfettamente corrette, ma non tanto per smartness quanto per esperienza. Uh, tuttavia, se davvero vuoi sapere uh, una cosa carina, io pur consapevole di aver beccato il Miaz in flagrante, <ride> uh, non solo ho deciso di non darla a Gideon, ma ho voluto testare una scelta fatale o pericolosa piuttosto che la good choice in Elden Ring blind, ero troppo curioso e ho deciso. Con una sorta di cheaty, citi, cheaty, cheaty di roleplay molto, molto, molto mm -hmm. furbetto di darla a NFL. Mm -hmm. eh, quella NFL. è stata la mia scelta blind. Quella... Non ti dico che cosa accade in un caso, non ti dico che cosa cade in un altro. Uh, ho infine un'opinione definitiva. Di cui discuteremo tra molto tempo. Allora, io ti dico che, sinceramente, non gliela darei banalmente giusto, perché partì, noi stiamo partì, seguendo. Cioè, Pav quello che vuole è ottenere punizione per Ranni, mentre Saidonia vuole scoprire la verità. Quindi, coincidono coincidono le volontà qui. Se non, <ride> se non rendiamo felice Seluvis non renderemo felice Ranni. E Ranni già ora ci ha permesso solamente di seguirla perché le serve a lei, convinta che la Sai, vogliamo fare. Sarà, sarà veramente un New Game Plus bellissimo. Credimi, sarà un New Game Plus stupendo. Quanto sarà bello il New Game Plus. Quanto potrò dirti, quanto ti diremo. Io, io non devo darla per forza a qualcuno, in teoria. Magari c'è un'altra opportunità. Non darla a Gideon non significa averla data a Nefeli. No! No, 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 però significa, uh, almeno per ora, non prendere una posizione magari non far avanzare la quest uh, di Selovis. Alla fine... Io non la consegno, ci, eh... sarà, ci sarà un altro momento in cui dovrò decidere che non è questo. Per ora Vabbè. consegnargliela non è ok. È un ottimo finale, è un ottimo finale. Credimi un ottimo finale, eh, visto che la prossima partita non è così lontana. Tieni a mente... Gli ultimi eventi, villaggio degli albinauri, invasione di ensha eh, E odio di Nefeli per i soprusi. Perché ne... nella prossima partita ne riaffronteremo un po' del discorso. Nefeli odia i soprusi. Per questo motivo rimane agghiacciata davanti alla vista del villaggio degli albinauri detonato. Uh, Albus è l'ultimo degli albinauri rimasti in quel villaggio. Si è nascosto come un vaso, cioè, si è mimetizzato da vaso. Sì. Mi ha dato metà di un medaglione che porta al montacarichi di Rold credo al sacro di albero di Michela non appena ho agguantato la metà di questo medaglione Ensha si è preso male mi ha attaccato Bravissimo. quindi non voleva che io ottenessi o l'altra metà o che incontrassi la persona che ha l'altra metà o che andassi direttamente sul montacarichi di Rold esatto senza, senza necessità di essere così preciso Ora lo sei stato eccezionalmente, ma questa cosa la prossima volta la riaffronteremo con qualche dettaglio in più. Maestro, quindi la prossima volta si va a cercare la caverna. Bravissimo, e non vedo l'ora. Sì, se taccia il lago che goduria, che goduria, che Bisogna goduria. Bisogna cercare le rovine di Laschiar. Quindi, Fantastico. let's go. Fantastico. Bellissima serata. Maestro, live splendida. La ringrazio Condivido. davvero infinitamente. Stupendo. Facciamo un raidetto tattico pazzo sgravato? Yeah. Raidiamo, diamo, Ra diamo, mm. chi ridiamo? Ah, ma è domani. Ah, ma è domani, la, nostra... la prossima partita, giusto? No, venerdì, cioè sì, domani dom... perché ah, oggi sì. è giovedì. Sì, scusa, è vero, è vero, è vero, è passata la mezzanotte, era un bambino. Però... Eh, no, no, dopo domani, vabbè, comunque è molto, no, vicino. Domani, è molto vicino. È molto vicino, è molto vicina, è molto vicina rai dire rai 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 avete qualche consiglio ragazzi in chat vediamo stavo per dire Sei Tony chiara perfetto Oh fantastico quello è un momento magico che capita sempre anche a me lo sai che uh, rai da Sabaku. Uh, bow, uh, mangaka Mangaka va bene. Tanto che non lo rediamo. Ci sto. È mangaka. Vero. È vero, tanto bella. che non lo regdiamo. Dai, Maestro. Buonasera, Le auguro Stupenda una buonanotte. live qui andate mille. in maniera figa. Sì, a sì, presto. ma io sono gasato per la prossima perché non ho Let idea go. di cosa succederà. Buonanotte, ciao notte, ragazzi. Scappo e vado a riposarmi domani si yuga. Ride Mangaka 96. Io vi auguro una buonanotte e vi ringrazio per essere stati con me. Splendidi come sempre. Mua. Buonanotte, reggaz si beccano i buristo Ciao.